Ciao, sono io Elgazi. Allora, devo fare una premessa prima di iniziare questo video. Tutto quello che doveva andare male è andato male per questo video. Diciamo che il microfono non ha funzionato, la live ad un certo punto si è staccata la connessione e purtroppo abbiamo perso un pezzo della chiacchierata. Comunque siamo riusciti a recuperare qualcosina, sentirete la mia voce. Molto bassa o comunque quasi assente e niente, cercheremo di migliorare ad ogni passo, però questa volta è andato un po' tutto male. Ci becchiamo alla prossima, tutti i giovedì alle 7 su YouTube, El Gazi Podcast e poi su tutte le piattaforme di podcast. Ciao, godetevi i video, anche se è un po' così. Ciao. Ciao, io sono Elgazi, questo è il podcast di Elgazi, qui con me in regia non c'è Chris, c'è Joe oggi, saluto Ciao ragazzi. Joe. E ospite specialissimo, io per me è una persona super, che tengo molto come esempio nella mia vita e ho imparato molto da lui. Signore e signori, fondatore di Milanimal e fotografo. In più non so cos'altro fai, però tengo conto di queste cose principali. Andrea Baggio. Oh, buonasera a tutti. A dire la verità, fondatore di Milanima, il fotografo, ma faccio di tutto, cioè ho imparato nella mia vita a fare qualsiasi cosa. Ma se ti ho sempre visto come una persona che ha sempre preso le situazioni della vita e le ha trasformate Allora. un po' come volevi tu. Cioè, appunto, hai detto tu stesso che sai fare un po' di tutto, hai sempre. Allora, Gabriele, intanto io ti dico una roba, ti dico, io ho 43 anni, tu sei giovane, molto giovane, potrei essere quasi tuo padre, ok? Nella vita, se sei intelligente, ogni muro diventa una porta. Non Sfondare la esiste. testata. In un modo o nell'altro si apre, devi trovare tu il tuo modo per aprirla. Sì. Cioè pensare di passare una vita incolume, sai quelle vite che vedi adesso su Instagram, sempre felici, tutti felici, vedi le ragazze, vedi solo le fighe che vanno d'estate in barca, no? Ecco, quella roba lì non esiste, non esiste, non c'è. Tutti Tutta finzione. hanno le loro battaglie quotidiane, tutti, ma proprio tutti, tutti. Noi adesso abbiamo sempre questo fatto discriminatorio, ad esempio, del grano, no? Dei soldi. No, cioè, ma quello è i soldi, quello. Guarda, io ti posso assicurare. Io sono nato in questa casa, qua dove stiamo Sì, in questo registrando, palazzo. e andavo a scuola qui al Trotter, qua davanti. Ok. Quindi ho visto quello spaccato della realtà. Alla fine degli anni 70, primi anni 80, dove magari scendevi in cortile a giocare e c'era il fratello del tuo amichetto che era tutto fatto di eroina buttato in un angolo, capisci? Quello era il clima. Poi. Quando, e poi qua non siamo, cioè siamo in una zona bella adesso perché si è Beh, trasformata, non però. era così bella. Io Sì. ti dico, alla luce di questa esperienza e di questo spaccato della realtà che ho visto, il discrimine non lo fanno i soldi. I soldi non ti evitano le tragedie della vita. Perdere una persona che ami, sentirti dire no da una ragazza che ami, queste sono tutte cose che capitano a tutti. Capitano a chi ce li ha i soldi e a chi non ce li ha. Chi è Ovvio. vivo capita. Sì, ed è lì però che c'è. Quello è il seme con cui far nascere una pianta che poi darà dei frutti. Io penso a Miguel, mio figlio, e ogni tanto, ovvio, quando sarai padre, tu se sarai padre, vedrai il tuo bambino, ti verrebbe voglia di dargli tutto. Non tutto quello che non hai avuto tu, tutto. Però mi rendo conto che lui cresce. Solo se gli manca qualcosa, il desiderio, il sogno, no? Sì, Magari sì, sì, tu sì. nella tua intimità sogni che questo podcast faccia milioni di visualizzazioni. Per avere questo sogno, per sentire questo desiderio dentro, per avere voglia di venire qui, di fare, di montare, di fare tutto al meglio di quello che puoi, devi sentire una mancanza. Se hai già tutto, non fai niente. Quello è vero. Tra l'altro è un bel argomento questo perché io e Gio siamo anche noi,
ci piace approfondire sulle cose, no? L'altro mi ricordo una volta che stavi guardando Mario Sergio Cortella, che lo seguo molto anch'io, lo ascolto molto anch'io. Sono argomenti che anche a me piacciono. Però volevo fare un po' un'introduzione alle persone che poi guarderanno o stanno guardando questo video. Noi siamo in zona Nolo, quindi Andrea viveva qui tanto tempo fa. E com'era questa zona un po' di tempo fa? Intanto com'era Milano? Com'era Milano? Perché tu adesso sei abituato a vedere Milano come la città della moda, ci sono dei bei locali esclusivi, le fighe, le cose, le macchine, cioè questa è la Milano a cui sei abituato tu. A Milano a cui ero abituato io era una Milano, soprattutto questa zona, tipicamente industriale. Cioè qui c'erano ancora gli operai con la tuta blu che la mattina si svegliavano, si portavano quella che si chiama in milanese schiscetta, la roba da mangiare, e andavano a fare gli operai qua a Sesto. A Sesto c'erano le fabbriche. Adesso a Milano nessuno lavora più in fabbrica. Sì. Cioè, sono proprio poche le persone. No, non ci sono più. Guarda, io ti dico una cosa. Io mi ricordo della prima volta che ho visto un uomo di colore a Milano. La prima volta. Ero in metropolitana. Ero con mia madre in metropolitana, l'ho indicato come se fosse sceso tipo da un'astronave. Dico, mamma, guarda, mamma. E questo signore mi è venuto vicino, no? Mi ha parlato, ha visto che io ero un bambino, avevo 5 anni, 4 anni, ma me lo ricordo ancora come se fosse oggi, per dire com'era Milano. Sì. No? Milano non era una città, non era la città della moda, era una città dove faceva un freddo infernale, le persone avevano una mentalità molto provinciale, ancora ce l'hanno, ancora sì. Non ci siamo affrancati da quella mentalità, e perché una piccola digressione faccio, mia moglie è brasiliana e vive qui da 20 anni, ormai è più italiana di me, sono più brasiliano io di lei, dopo che ci siamo sposati, noi ci siamo sposati 20 anni fa, e dopo che ci siamo sposati abbiamo cercato una casa, e io mi ricordo che una delle case che siamo andati a visitare, insomma in una di queste case ci ha accolto una portinaia, e la prima cosa che mi ha detto, e aveva visto solo me, mi ha detto, guardi, questo è un palazzo bellissimo e tranquillo, poi non ci sono extracomunitari. Io ho detto, signora, allora saremo noi i primi. Prima ero io, me lo ricordo. Sì. Io sono qua da 14 anni, quindi ho preso qualcosina della Milano un po'. Camminavi per strada e dicevano tornatene a casa, questo tipo di ancora cose. C'è un pochino, magari ancora non ti dicono tornatene a casa, però ancora c'è. Guarda, io sono molto, molto attento, molto sensibile a questa roba, perché ti faccio un esempio. Miguel, mio figlio, ha 5 anni adesso. A gennaio va in una scuola molto bella, cioè non è il Trotter dove andavo io, va in questa scuola inglese molto bella, e diverse volte è andata un'amica di mia moglie a prenderlo, dominicana di colore, con i capelli afro così. Sai, Miguel lo vedi che è un po' scuro, non è proprio tipico italiano, no? Un po' scuretto, capelli ricci e così. Eppure, nonostante questo, avrebbe potuto passare tranquillamente per suo figlio, pensavano che fosse la, come si dice, babà, la tata. Perciò c'è sempre questo stereotipo di vedere le persone, noi non siamo ancora abituati a vedere persone diverse qua a Milano, e comunque pensa che Milano aveva una tradizione che non era internazionale, adesso sembra una città internazionale, ma quella che ho vissuto io era una città di provincia, un paesotto di provincia, dove si conoscevano tutti, io qua ancora adesso conosco tutti. Che figata, sono figata. Beh, se ti chiedo un favore, c'è quella luce che ti sta proprio rovinando ti sei preparato così bene, di bel aspetto, e con la luce ti sta accecando. Dove mi devo mettere? Spegni quella lì, spegni quel pulsante lì. Ora dovrebbe farlo di meno. No, è super interessante, perché quando mi fermo a pensare, io tutt'oggi come emigrato dal Brasile 14 anni fa,
A me piace, nel posto dove sono, sapere la storia, chi ci ha vissuto, come erano i navigli prima, se c'erano aperti, adesso sono chiusi, dove erano. Mi interessa molto la storia di Milano, soprattutto la Milano del Novecento. Io qua c'ho dei racconti da farti, Viale Monza, che impazzisci. Allora, tu immagina questo, che io quando ero bambino andavo a scuola al Trotter e abitavo in via Giacosa al 35, qua sopra. È qua. Al quarto piano senza ascensore. Io la mattina scendevo, andavo al Trotter a scuola, poi uscivo, andavo a fare judo in via Termopili, qua dietro. Dentro la chiesa c'era una palestra di judo bellissima, si chiamava Nippon. Andavo lì a fare judo e poi quando uscivo andavo con mio nonno fino in via Bertelli, via Dolomiti, via Bertelli, dove c'è il boschetto, dove registravano le puntate di Zelig, sai, quello che scendi, dove c'è la Martesana, fino lì a piedi. Mia madre faceva le scuole serali, veniva a prendermi tipo a mezzanotte e tornavo a 11, mezzanotte, c'erano le scuole serali in via Manzoni, mi veniva a prendere e insieme tornavamo a piedi. Okay. Questo tutti i giorni. Madonna. E io ti dico, quando ero fortunato, ti dico, la metropolitana non funzionava fino a mezzanotte, alle 10 smetteva, quindi quello che tornavamo a piedi. Quando ero fortunato ci fermavamo dove c'era prima Moroni Gomma, dove c'è il ponte di Viale Monza, in una latteria dove vendevano di tutto, dai detersivi fino alle torte che faceva probabilmente il proprietario, e mi prendevo un pezzo di castagnaccio o di cotognata, che sono due robe che se entri in una pasticceria oggi non sanno nemmeno che cosa siano, no? E perciò era tutto completamente diverso. Ad esempio, al boschetto, dove al circolino di Unità Proletaria, quello che c'è in Viale Monza, dove registrano le puntate di Zelig, prima era un circolino appunto gestito dai pensionati, dove io andavo con mio nonno, c'era il campo da bocce e stavo lì tutta l'estate con mio nonno dalla mattina fino alla sera, andavo a comprare le sigarette per i pensionati, andavo a portare il bottiglione di vino al tavolo, andavo a pulire, mi davano le mancette, le monetine e mi mettevo da parte i miei soldini. Che bello. Sono proprio altri tempi, che non so se l'hai notato, ma in Brasile siamo molto indietro. Su molte cose siamo molto indietro, su altre siamo un po' più avanti. Però c'è ancora in Brasile questa cultura, anche nelle grandi città, o comunque di ragazzini o comunque giovani che lavorano fin da subito o aiutano in casa. Questa cosa non c'è più qui in Italia. Ma non c'è perché ci sono i soldi. Perché lavorare se tuo padre e tua madre ti danno i soldi? Esatto. Anzi, ti dirò un'altra cosa. Quando ero ragazzo io, se tuo padre e tua madre ti davano i soldi e tu non lavoravi, minchia, eri un babbo. Ti trattavano come un babbo, dicevano, guarda, sto sfigato. Invece adesso sei sfigato se vai a lavorare. Pensate. Adesso, per i ragazzi, il sogno è quello di fare il grano senza lavorare. È vero. E quella roba lì, no, ovviamente non tutti, perché cioè, adesso sto generalizzando, però c'è anche questa deriva qua. E comunque sia, tornando a quello che ti dicevo prima, lo stato di necessità, di bisogno, fa venire a galla le virtù. Sì. Se tu non hai bisogno di guadagnare i soldi, perché ti devi mettere a lavorare? Perché ti devi ingegnare? Se tu avessi soldi per, che ne so, pagare uno scenografo, perché stare qua a mettere a posto tu le tue camere? Perché curare le cose? Perché? Tanto è un altro che lo fa per te. Sì. Capisci? Perciò lo stato di bisogno è la vita. Certo. Lì c'è la vita. Se tu vai in Brasile, ad esempio, noi, vabbè, magari lo dico per chi non... E da lì nasce la cazzimma. Sì, bravo. Sì, per forza. Gaha. Sì. Magari volevo dire a chi ci segue di Milanima, no? Noi facciamo, nasce Milanima come un'accademia di jiu-jitsu, no? Il jiu-jitsu brasiliano. E fin dalla sua fondazione noi abbiamo cercato di lavorare per diffondere il jiu-jitsu anche tra chi nella realtà non se lo poteva permettere. Lo facciamo con i ragazzi del CAF che vengono in via Muratori, lo facciamo con Cometa, dove abbiamo avuto dei corsi di jiu-jitsu a cure riabilitazione. Domenica andrò a fare lezioni di jiu-jitsu al carcere minorile al Beccaria.
tutte queste cose. Uno di questi progetti è in Brasile, no? Dove nella città dove vive mia suocera, nel nord-est, una delle regioni più povere del Brasile, c'è questa accademia di jiu-jitsu che è tirata fuori, capito, un pezzo di gomma, un pezzo di là, tutto attaccato, tutto precario, e noi gli mandiamo il kimono, gli mandiamo le cose. Ecco, io ti posso assicurare, noi abbiamo mandato all'ultimo campionato prima del Covid 12 ragazzini a fare il campionato brasiliero, che per la prima volta si teneva a Salvador. Loro hanno preso la Besta, l'autobus irregolare che li ha portati fino a Salvador, hanno dormito nel palazzetto, hanno vinto tutti e sono tornati. Ragazzini che magari vanno in palestra a fare jiu-jitsu solo perché dopo c'è un copo di refrigeranti, perché magari a casa non possono bere la Coca-Cola, sì, e allora dopo la lezione gli danno una Coca-Cola, una banana, una Coca-Cola, una fettina di torta. Sì, magari gli portano a prendere l'açaí. Sì, magari non gliene frega neanche niente del jiu-jitsu, lo vedono come uno spicchio di normalità, sì, in una vita fatta di vado a scuola, poi lavoro, poi se sei una ragazzina a 13 anni magari resti incinta, se sei un ragazzo, boh, ti tocca cambiare città per trovare un lavoro. Sì. Queste sono cose che chi vive a Milano, Miguel, non saprà mai che cosa vogliono dire. Sì, sì, però le persone pensano questo è un bene. E nell'altro, nel senso in cui intendi tu, nel senso non è male, ma male nel senso intendi, però è male per lui che crescerà comunque e vedrà una situazione sempre bella, avrà sempre gente che gli circonda che non avrà tanta difficoltà per poi allora, avere io, questa grinta qua. Io ti dico che guarda, l'evento che ha cambiato il corso della mia vita è stato Miguel. Miguel quando è nato è come se fossi rinato io, sì, perché io ho vissuto un'infanzia precaria, triste, brutta, e quando è nato Miguel per me è stato un come far esplodere una bomba a mano qua dentro. Ho detto, e adesso che cosa devo fare? Io che comunque non sapevo, io non ho vissuto un papà da bambino, io non so cosa deve fare un papà. Mi guardo indietro, non vedo niente, no? Aiuto a imparare da zero. E allora guardavo Miguel e dico, ma adesso cos'è che devo fare? No? Poi io adesso vivo una condizione anche economica diversa rispetto a quella in cui sono nato. Quindi io posso comprargli giocattoli, posso fare quello che voglio. Però ho pensato una cosa, io a Miguel lascio quello che sono, non quello che ho, certo, che è diverso. E quindi ogni giorno io ci penso e penso all'esempio, perché io lo so che Miguel è così. Lui fa quello che faccio io, non fa quello che gli dico di fare. Certo. E quindi io l'unica cosa su cui mi concentro è come mi devo comportare. Io non, da quando è nato Miguel non gli ho comprato un giocattolo. Davvero? Non ho mai comprato un giocattolo, Miguel. Però gioco con lui. Io mercoledì, tutti i mercoledì, lo vado a prendere, è il giorno con lui. Io tutte le mattine lo vado a prendere. E nel 98, 97, 98, questo mio amico Jacopo Nardi mi parla di questi, dei Gracie, dei Machado, lui andava spesso in California, già c'erano i primi brasiliani che andavano in California a fare jiu-jitsu, okay, e mi diceva, ah no, poi qua a Milano c'è il mio amico, a Milano c'era il fratello di Leo Castelobranco, Leo Castelobranco una fascia preta, un cintura nera dell'Alliance, che fa una bestia, no? Il fratello era qui a Milano, e quindi avevamo già un piede dentro la cultura del jiu-jitsu brasiliano, no? Sì. E poi ovviamente vabbè, è venuto qui un ragazzo dall'Argentina, c'era già Federico Tisi a Roma che faceva il jiu-jitsu, e morale della favola, parto e vado in Brasile. Sei andato in Brasile? Parto, vado in Brasile come un pazzo, non sapevo neanche dove era il Brasile. Ma sei andato da solo? Quindi a Muzzo così? Ti andava a imparare jiu-jitsu e sei andato in Brasile? Ti spiego la storia. Sì.
il primo maggio qui in Italia si fa sempre il ponte dei lavoratori. Io ero andato a Barcellona con il mio amico Jacopo a questo seminario di jiu-jitsu di Royce Gracie, quello che aveva vinto le prime edizioni di UFC. Lui lo aveva già conosciuto a Los Angeles. Arriviamo il giorno del seminario, io col mio kimono, la cintura bianca, tutto quanto. Ci fa lottare, lotto con tutti quanti, ha visto che ero duro, anche se non sapevo far niente, comunque ero duro perché già avevo fatto judo. Alla fine mangiamo insieme e io gli dico, guarda, io era maggio, quando finisce l'università, che è a giugno, voglio andare in Brasile a fare jiu-jitsu. Qua non c'era nessuno per fare jiu-jitsu, sì. Non è come oggi, non c'era nessuno, zero. E allora lui mi dà un pezzetto di carta, scrive sopra un nome, Breno Sivak, un numero di telefono. E io sono partito, io ho venduto, avevo il motorino, ho venduto il motorino, ho comprato il biglietto aereo e sono andato in Brasile. Sono andato in Brasile. Tanta voglia. Sai che avevo, cioè non mi vergogno di dirlo, avevo i soldi contati che potevo mangiare solo due volte al giorno. E quindi mi svegliavo tardi, mi andavo ad allenare, facevo il pranzo, mi andavo ad allenare, facevo la cena, basta. Era tutto contato, sì. E, ma no, ma è bello quando arrivo a Rio, poi era il primo viaggio che facevo. Sì, l'aereo l'avevo preso, però non 15 ore d'aereo, 14 ore d'aereo, 12 ore. Arrivo a Rio, mi sembrava di vedere, tipo, è presente l'allenatore nel pallone, Lino Banfi, quando sì, arriva a Rio? Sì. Io guardo da solo, con i soldi contanti, non avevo la carta di credito, non c'erano gli smartphone, non esisteva, non c'era niente. Con i soldi tutti contanti, infilati nella cintura, bianco, con gli occhi verdi, capelli rasati, che la gente mi guardava. Come parlavi? Un po' gesti, un po' in italiano, un po' come... Ho preso il taxi e mi sono fatto portare a Copacabana. Arrivo a Copacabana, 7 del mattino, scendo, avevo lo zaino tipo da montagna con dentro due robe, e c'era un Aureliano, prendo, metto i soldi dentro e chiamo questo numero. E mi risponde questo Breno Sivak. Mi dice, riusciamo a capirci, mi dà l'indirizzo della casa. Ancora me lo ricordo, Rua Repubblica do Perù, come Francisco sa. Arrivo. E proprio lì dove c'è l'ingresso al Morro a Cantagallo, proprio la parallela di fianco. Sì. Io arrivo a casa, allora mi spiega tutto quanto, mi dice, guarda, questa è la casa... per stare qua costa 10 reis al giorno, qui dietro il divano c'era un materasso, tu lo metti per terra, dormi qua tranquillo. Ho detto va bene, lui era una cintura nera di jiu-jitsu e ancora adesso lo sento, Ah, sì? Ancora adesso lo sento, è super surfista, sì. Infatti io sono andato lì da lui e tutti i giorni vedevo Rickson Gracie perché andavano a surfare insieme, quindi io mi sono ritrovato proiettato in un universo mostruoso. Questo è 98. 99. 98. E un universo pazzesco, ma mostruoso. Sì. Io non lo so, entravo in palestra, italiano, minchia, ero l'unico bianco in palestra. Il primo campionato di jiu-jitsu che ho fatto in tutta la mia vita l'ho fatto a San Luis. Mm-hmm. A San Luis. E mi fa il ragazzo lì della palestra, mi fa, ma vuoi lottare italiano? Gli dico sì, voglio lottare. Ah, va bene, sì, italiano, vabbè, dico sì. Guarda che i ragazzi vanno a fare questo campionato, partono martedì. Che cazzo di campionato è? Mercoledì lo fanno, martedì sera. Poi ho capito, perché siamo andati in autobus fino a San Luis, 4 giorni di autobus. Da Rio a San Luis in autobus. Sono arrivato che ero tipo ubriaco e mi ricordo ancora che sono andato a vedere, tipo, sai che mettono i tabelloni, un caldo infernale, sì. Un'umidità pazzesca, il tatami era montato dentro un campo da basket, dentro una squadra di basket, sì. Vado a vedere il tabellone dove c'erano tutti gli accoppiamenti e c'erano un gruppo di ragazzi
che sai, c'era scritto Andrea, Andrea in Brasile è un nome di donna, eh sì, e io mi ricordo ancora, diceva: ah, Raffaele, oggi vado a con mia moglie, oi Raffaele. Andrea e morale della favola, ho lottato e ho fatto 3 lotte nelle cinture blu, ho vinto, sono stato primo campione estaduale a São Luís. E tu, e sai che io dicevo: sono italiano, la gente non ci credeva, ma veramente sei italiano? Alcuni non sapevano neanche dove era l'Italia, ma all'epoca non sapevo nemmeno io dove era Brasile, sì. Cioè non è come adesso. E mi ricordo ancora, finito il campionato, sono uscito, c'erano tutti i baracchini che davano da mangiare, avevo fame, e mi ricordo ho dato un real e mi hanno dato un bicchiere così di una zuppa con dentro un'erba che mi ha tipo anestetizzato tutta la bocca, che credo Cavolo. Si chiami jambo, una non roba, so. Ci fanno anche la cacciassa. Sì. Jambo. Ho bevuto questa cacciassa. No, ma è una roba... Mi ha anestetizzato tutto. Sì. E io mangiavo, ho detto: no, adesso mi sto sentendo male, se mi sento male... sì. E così ho fatto fino al 2006, prendevo, andavo, stavo in Brasile... Però dal 99 che sei andato, quanto tempo sei stato lì? 3 mesi, stavo giugno, luglio, agosto, settembre, tornavo. Ma come facevi? Andavi, stavi 3 mesi, tornavi qua, lavoravi e poi tornavi in Uo. Sì, io all'epoca andavo, allora, partiamo da questo presupposto. Io ho conosciuto mia moglie il 30 luglio del 2004 al concerto dei Terra Samba qui a Milano. Samba, ma latinoamericano? Sì, festival latinoamericano. Sì. E nel 2004 io ero completamente disimpregato. Io dava 3 aulas per settimana, 3 lezioni di jiu-jitsu alla settimana. E mi sembrava... Facevo qualsiasi lavoro, lavoravo nei locali, la sera, le cose, pur di racimolare qualche soldo. Mia moglie già lavorava, già la faceva la manager per Dolce Gabbana. Infatti mi viene da ridere ogni tanto quando dicono: italiano, brasiliana, ma dove l'hai conosciuta? In Brasile, in spiaggia. Ma che in spiaggia? Allora, ho detto: se non c'era lei morivo di fame. Io. Latinoamericano pieno di zanzare. Sì. L'ho conosciuta e ero completamente disoccupato, perciò la mia vita era allenarmi, racimolare qualche soldo per allenarmi, andare in Brasile, basta. Allora sei stato mantenuto da una straniera in Italia? Sì. Poverina, che non potevo tipo portarla fuori a cena, che non potevo... Infatti sai cosa gli dico sempre? Io gli dico: amore, tu non hai puntato sul cavallo che ha vinto, tu hai puntato sul cavallo che vincerà. Sì. Posso dire una cosa? Si vede che si orgoglia tantissimo della tua moglie e anche del tuo figlio, no? Sì. La famiglia per te si vede che è importantissima. Io un'altra cosa che dico sempre: se non ci fosse stata mia moglie, io sarei finito a vendere le ciliegie e la frutta in mezzo alla strada. Sì, sì, perché lei non mi ha mai ostacolato in questa cosa del jiu-jitsu, di allenarsi, campionati di jiu-jitsu. Cioè non è mai stata tipo la donna: ah no, questo weekend non partire. Perché poi ovviamente io all'epoca qualsiasi campionato di jiu-jitsu c'era, prendevo, andavo. Quindi magari il weekend prendevo l'aereo, andavo a lottare, poi magari con quei soldi che avevo speso per l'aereo un'altra donna magari avrebbe potuto dire: perché non mi porti a cena, sì, perché non mi fai... Lei non mi ha mai chiesto niente, zero, sì. Mi ha sempre detto: vai, fai le tue cose. Ma ancora adesso, quando magari ci sono i miei amici, mi dicono: dai, vai, lei mi dice: amore, vai, tranquillo, non ti preoccupare, penso io a Miguel, tranquillo. Infatti, libertà totale, cioè, non... Sì, sì, sì. E lei mi ha sempre supportato in questa cosa del jiu-jitsu. Penso che sia la normalità. Una donna, comunque un uomo deve sopportare la donna e la donna deve sopportare l'uomo. Allora, io ti dico, nella mia esperienza, siccome poi anch'io che fai i miei amici, le cose, di solito le donne... su questo fronte qua ti scassano un po' i coglioni, non è che ti dicono: prendi, parti, vai, né soprattutto poi le donne italiane, cioè Neide, mia moglie, non si è mai sognata di lamentare. Io facevo una vita veramente da zingaro, cioè mi svegliavo presto, facevo lezione, mi allenavo, fai la dieta, quindi non puoi uscire a cena.
cioè ero tutto così, prendi, vai in Brasile 3 mesi, ti alleni, poi cioè, andavo lì, comunque facevo una vita che minchia, povero tra i poveri, sì. Sì. Cioè io per dire, non lo so, a me non è mai capitato, ma mai, in Brasile, che qualcuno tipo provasse a farmi pagare una cosa di più perché ero straniero. Certo, perché ero capitato. Ma strano, eh? Sì, ma ero talmente a terra che ero... Cioè, non ce li avevo neanche. Gli dicevo, fratello, non ce li ho. No. È un caso a parte. Per dire. Brasile... A me non è mai capitato. Guarda, l'unica cosa che mi è capitata una volta, un poliziotto mi ha preso 10 reais. Ok. Hai visto? Sì. Inversione di valore, no? Sì. Stavo tornando, ero andato a fare una lezione di judo per i bambini in un progetto sociale e sono uscito e un poliziotto mi ha fermato all'uscita del moro, mi fa: ma cosa stai facendo qua? Gli ho detto sono andato a fare lezione, bla bla bla. Fa: svuota le tasche, metti tutto qua sulla macchina. Io ho tolto, avevo... Io giravo il kimono, short, ciabatte, canottiera, tranquillo. Avevo sempre 10 reais per mangiare una roba. Ho messo 10 reais, lui sa cosa ha fatto? Li ha presi e se chi ho preso in cima a me. Li ha presi e messi via. Il giorno dopo, ma pensa poi alla follia, io il giorno dopo cosa ho fatto? Mi è stato talmente sul cazzo questo abuso, sono tornato nello stesso posto, e ho detto a quello del progetto sociale, gli ho detto: oh, io vengo qua a fare lezioni ai bambini gratis e c'è sto pezzo di merda che mi ha pure rubato 10 reais. Lui mi ha detto: guarda, devi parlare con queste persone qua. Mica mi ha mandato e c'erano tutti quelli del traffico. Mi fa parlare con questo qui e mi dice: cos'è che è successo, italiano? Gli ho detto: ho finito di fare lezione, sono uscito, mi ha rubato 10 reais. Ha mandato uno, ha chiamato uno. Questo arriva, me lo ricordo ancora adesso, con una busta di plastica, tipo del supermercato, l'ha aperta e era piena di soldi. Ha preso 10 res, me li ha messi lì, mi fa: questi sono tuoi. Fa: ma io so chi è questo qua. Vuoi che lo ammazziamo? No, gli ho detto, no, a me bastano i 10 reais. Ah, ok, va bene. Beh, basta. Sì, sì. Questa è l'unica cosa, il resto non mi è mai capitato niente di... Niente, zero. Lì, e soprattutto a Rio ci sono dei posti ancora oggi che lo Stato non esiste. Ci sono questi. Ma in Brasile ci sono ancora, lo sentivo l'altro giorno, 3 milioni di bambini dai 4 ai 12 anni che non sono mai entrati in una scuola. Sì, sì. 3 milioni di bambini. 3 milioni di bambini. Tu vai o a Rio o a in qualsiasi posto in una città che sia abbastanza grande, no? Esci e vedi per strada, mentre vai con la macchina, queste baracche dove ci sono famiglie, bambini. Ma sai che io i primi anni che sono andato in Brasile, c'erano ancora tipo gli squadroni della morte che giravano la sera e sparavano a quelli che dormivano per strada. Ah, sì, sì. Fine anni 90 c'erano ancora. Io mi ricordo i bambini, i ragazzini che andavano sui tetti delle edicole a dormire la sera. Sì, era successo proprio in questo periodo qua che c'è stata... Come si chiama? Chacina. A Chacina do Diadema, che era. Chacina sì, in Diadema. In San Paolo. Sì. A San Paolo, lì, che i bambini dormivano per strada, i poliziotti arrivavano. Sì, sì. Fuori. Anche Rio de Janeiro, sì. C'era uno famoso che si chiamava Rambo. Sì, sì. Poliziotto, sì. Andava e uccideva tutti. Era il modo di ripulire le strade che... Guarda, l'unico modo per ripulire le strade è mandare i bambini a scuola. Punto. Non c'è un altro modo. Cioè non c'è un altro... La mia esperienza nel sociale, e noi facciamo fare lezioni di jiu-jitsu a più di 200 bambini all'anno gratis, senza spendere un centesimo, la mia esperienza è quella di fargli vedere una cosa bella. Sì. Una cosa bella. Perché tanti tipo escono di casa e vedono una merda. Ma anche qua a Milano, cioè non è che c'è bisogno di andare in Brasile, ci sono dei posti a Milano dove non ci sono i marciapiedi. Poi per l'amor di Dio, noi vediamo comunque uno spaccato di Milano che è bello. Qua c'è la metropolitana, vuoi andare a fare una passeggiata in centro, vai, tu vuoi mangiare l'hamburger, lo mangi.
sono delle zone di Milano che fanno schifo, che fanno schifo, orribili. E allora, secondo me, l'unica cosa che puoi fare è mettere nella testa di questi bambini e ragazzini che c'è anche un riscatto, c'è una cosa bella. Non è che per forza è solo qua, sì. Cioè non è che la vita è tutta quanta qua, ci sono delle cose più belle. C'è un marciapiede pulito, c'è la palestra. Guarda, a me è capitato con i bambini di Cometa. Saranno stati tipo 100 bambini, mezzi africani, mezzi cambogiani, mezzi di tutte le nazioni del mondo. La prima domanda che mi hanno fatto quando sono venuti a Milanimal, che comunque è una bella palestra in centro, a Porta Romana, magari un bambino così mi fa, tu sei il capo, sì. Ma qua non ti ruba niente nessuno, perché c'erano tutte le magliette appese che tutti le possono toccare. Per dire, se tu gli fai vedere, no, qua non ti ruba niente nessuno, allora lui dice, mica, allora c'è un'altra roba. Non è che c'è solo la merda dove vivo io. Sì. Quella roba lì bisogna fargli vedere. Sì. E loro riusciranno in un modo o nell'altro da quella situazione lì per arrivare. Vedono che non c'è solo quello. Esatto. Capiscono delle disuguaglianze sociali. Capiscono, perché, che ne so... nella scuola di mio figlio c'è la piscina e nella scuola dove andavo io non c'era la piscina. Mia madre, per mandarmi a nuotare, doveva dormire davanti alla Ponzio due notti, perché davano tipo 10 posti gratis quelli del comune di Milano. Ma veramente, non so, scherzo, sembra una barzelletta. Mia madre, per farmi nuotare alla Ponzio, siccome il comune dava alle famiglie più indigenti 10-20 posti, si metteva in coda, stava due giorni in coda a dormire per strada per farmi nuotare. Mio figlio va in un asilo in Piazza della Repubblica e la piscina è sotto l'asilo, sì. Perciò queste non sono cose, cioè non vanno bene, c'è una disuguaglianza, non va bene, sì. Però penso a questa cosa, cioè se tu perché hai mandato tuo figlio in questa scuola se sai che c'è la disuguaglianza? Ad esempio, no? Una domanda... Allora... Perché comunque tendiamo sempre a scegliere quello che è meglio. Ah certo, ovvio. Di certo non l'avrei mandato nella scuola dove sono andato io. Perché però lui deve sapere che c'è. Sì, 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 ti sì. Faccio un esempio. Allora, io ho scelto di mandare mio figlio in una scuola che, per quello che mi riguarda, doveva essere una scuola molto bella. Sì. Molto bella. Io... tutto quello che investo in mio figlio, ti faccio un esempio, mio figlio non si veste con, io non gli compro i vestiti, mio figlio si veste, non lo so, puoi chiedere a Nede, se tu lo vedi sembra sempre vestito, cioè i pantaloni di una bambina, la maglietta di un altro, a me non me ne frega niente, zero. Ma la formazione, le persone di cui si circonda devono stimolarlo a crescere. Lui deve avere contatti con Vovò Lucia, che abita alla divisa tra Lagoas e Bahia, deve stare con quei bambini lì, deve fare jiu-jitsu là, dove c'è la materassina tutta incastrata male, e deve fare jiu-jitsu a Milanimal, in centro a Milano, deve andare in una bella scuola. Lui deve vedere com'è il mondo, sì. E io gli do la formazione migliore. Se poi mi dici cosa serve alla società, ti dico ok. Io sarei disposto a rinunciare alla piscina per mio figlio, subito, però la scuola devono essere belle per tutti. Certo. Cioè se io pago delle tasse, tu mi dici, vabbè, paga 1000 euro al mese per la scuola del tuo bambino, però non c'è la piscina, ma la scuola degli altri bambini dell'isolato è altrettanto bella, subito la faccio, subito. Perché io penso, venendo da un'altra situazione, ho studiato anche qui... E scusami se ti interrompo, sì. La questione della disuguaglianza sociale, un altro fenomeno per il quale noi facciamo le cose, noi non facciamo mai le cose perché qualcuno ci spinge a farle, noi le facciamo per attrazione. Se tu vai a scuola e c'è una bella ragazza che studia filosofia, minchia, tu pur di stare con una bella figa ti metti a studiare anche filosofia, hai capito? Tu le cose le fai per amore di qualcun altro, le cose si fanno per attrazione. Uno che vive con quattro spiccioli, che vive una realtà di merda, non ce la farà mai a elevarsi se non c'è qualcuno che lo tira su. Il tuo compito non è quello di toglierti la formazione, togliere lo sport a tuo figlio,
tuo compito è quello di prendere gli altri e farlo venire di dove sei tu. Sì. Io, per quello che mi riguarda, ami l'anima, nonostante il Covid, nonostante il contingentamento, nonostante i ragazzi del CAF vengono a fare CrossFit e Jiu Jitsu. E non lo fanno a parte, lo fanno con quelli che abitano a Porta Romana e che pagano per venire lì. Sì. E li vedi, vedi le differenze. Vedi come sono vestiti, vedi le scarpe che hanno, vedi che alcuni si dimenticano sempre tutto e gli altri invece non si dimenticano mai un cazzo. Perché hanno tutto addosso, tutto lì, cosa si devono dimenticare? Si dimenticano le scarpe e sono finite le scarpe. Sì. Capisci? Perciò secondo me la questione della disuguaglianza sociale si batte con l'educazione, lo studio, che poi non vuol dire che tutti devono essere laureati, però tutti devono avere accesso alla formazione. Sì. Imparare, qualcuno che gli insegna, che gli spiega le cose, perché quando sai le cose puoi rivendicare anche i tuoi diritti. Sì. Sai quante volte io mi sono messo lì con la mamma di Nede, con la nonna di Miguel a spiegarle le cose? No, questo non è giusto, così non si fa. Prefetto da Sidagi, now è a Rei. Sì, 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 perché viviamo con quella mentalità. Sì, minchia, lei è tutta preoccupata, dice no, non dirlo perché sennò ti sparano qua. Ma è così. È così. Sì, sì. Poi magari a lei, poverina, è analfabeta, lei non sa leggere e scrivere, le raccontano tutto quello che vogliono. A me no. Questo, così non si può fare. Quello, studiare e poi chi ha delle risorse in più, fare qualcosa per gli altri, minimo. Certo. Non ho detto tutti, non devono farlo tutti. Però chi può farlo, anche poco, una cosina. Sì, perché comunque io, noi tre che siamo qui sappiamo, tu sei stato in Brasile, sappiamo com'è il Brasile. Gente, quelli che ti aiutano di più sono quelli che hanno di meno. Cioè, sono le persone che hanno sempre meno e comunque ti aiutano. Cioè, sono quelle persone che hanno poco e comunque sono lì prime ad aiutarti, no? Quel poco che hanno lo dividono. E questo è un concetto che secondo me... Sai perché? Perché il malessere spaventa. Il malessere, la morte, la malattia, sono tutte cose che spaventano, però fanno parte della nostra realtà. Sì. Oggi come oggi, la realtà che ci si para davanti, quella che vedi dal telefonino, è tutto bello. Ma la vita non è tutto bello. Ci saranno dei giorni in cui sei triste, sì. Ti manca tua madre, ti manca tuo padre, ti viene voglia di piangere, dici ma che cazzo sto a fare qua a Milano che c'è un tempo di merda, la gente è così maleducata. Ma non posso tornare là. No, non posso fare... Cioè, la vita non è quella roba lì, la vita è tutto, bello, brutto, c'è di tutto. Avere a che fare con la morte, con la malattia, col malessere, con la nostalgia, col pianto, nessuno vuole avere a che fare. E appena hai due risorse, ti compri la felicità, ti mascheri, ti chiudi, ti compri una casa bellissima e ti chiudi dentro. Sei triste, esci, ti vai a comprare un sacco di vestiti così sei più contento. Poi però la tristezza ritorna. Ed è tutto così. Se tu vai, ti faccio un esempio del Beccaria, una domenica al mese vado a fare lezione al Beccaria di Jiu-Jitsu. I ragazzini che ci sono là dentro sono un gradino sotto la merda, perché tu minorenne, per essere finito al Beccaria, vuol dire che non c'è nemmeno un istituto che ti ha preso, vuol dire che sei proprio senza padre, senza madre, o magari hai fatto un disastro che ha ammazzato qualcuno. Sei proprio ultimo degli ultimi, irrecuperabile. Le statistiche dicono che i ragazzi che escono da lì, nell'80% dei casi, ritornano a fare la stessa identica cosa. Sì. Ma sai perché? Perché ritornano nella merda da dove sono venuti. Se uno abita a Grattosoglio e ha la madre che è tossica, il padre che fa le rapine, nel cortile di casa vede il fratello spacciare, e quando esce da lì, se non gli hai fatto vedere che c'è una cosa bella, che cosa pensi che fa? Torna là a rifare le stesse cose di prima. Se io vado a questi ragazzi e gli dico, ragazzi, ma voi cioè, la vita è bella, sapete perché? Perché voi potete fare tutto. Tu puoi fare tutto. Vuoi diventare, che cazzo ne so, il pianista? Vuoi imparare a suonare la chitarra? Vuoi imparare a... Puoi fare tutto, però lo devi fare. Sì. Lo devi fare. Allora devi impegnarti. Vabbè, ma io non ce l'ho. Vabbè, ma ti puoi impegnare, lo puoi fare. Si può vedere, si può fare, ci sono le persone che ti aiutano. Nella stragrande maggioranza dei casi le persone non aiutano per paura, perché hanno paura di sporcarsi le mani con queste robe qua. Sì.
È orribile vedere la miseria, è orribile per uno che non è abituato. Sai, ogni tanto penso a Miguel, no? E adesso ti dico del Brasile che mangiavo due volte al giorno, mi viene da ridere, no? Cioè, è una cosa mi fa ridere. Lui non, questa cosa non la vivrà mai, mai. Lui non sa che cosa vuol dire aver fame, no? Non sa cosa vuol dire avere fame. E come fai ad avere a che fare con uno? Come fai a spiegare a uno che ti manca il Brasile se il Brasile non l'ha mai visto? Com'è che fai a spiegare? Ma sai cosa c'è che mi manca? Mi mancano le persone. Ma tu dici, ma qua ci sono le persone. Sì, ma qua sono degli stronzi, hai capito? Qua, hai capito, ti trattano male. Se entri in un ufficio, ti trattano male. È perché sono stressati, perché la vita ha un altro ritmo, perché sono pesanti, hanno uno spirito pesante, no? Ma ti dico di più. Cioè, io arrivo in un posto a caso, con un vassoio di dolci, e dico, ciao, io volevo regalare questi dolci. Questa persona pensa subito, che cazzo, che sei sciroccato, chi sei, ma soprattutto che cosa vuoi ottenere da questo, questi dolci sono contaminati, avvelenati, non c'è questo, perché non c'è l'abitudine. Tu hai mai visto qualcuno parlare della morte ai bambini, della miseria ai bambini? Nessuno va più ai funerali, nessuno va più in un cimitero, nessuno va più in un ospedale. La gente ha paura di queste robe. Paura, terrore. E secondo me è per questo che fanno fatica ad aiutare. No, lasciamola. Lasciala. Non voglio vedere. Nel mio orizzonte non voglio vederlo. Non voglio vederlo. Lasciamo perdere. Ci sono, ma non voglio vederli. Questo è vero. Ho passato 4 anni della mia vita qui in Italia, dopo che sono arrivato dal Brasile, ho fatto le mie esperienze qui. Io andavo in una chiesa, ho passato 4 anni a vedere, a servire, ad aiutare le persone, a parlare con le persone, ma soprattutto ad aiutare queste persone che erano senza tetto o persone che comunque non avevano una casa, non avevano un lavoro, non avevano niente. E io mi predisponevo ad aiutarli, a parlare con loro, eccetera. Ho visto di tutto, ho visto gente che mi ha rubato dei soldi, c'è gente che... Però ho notato una cosa, noi quando facciamo parte e prendiamo le cose in mano e vediamo la miseria o comunque vediamo queste situazioni qui, noi capiamo che noi abbiamo tutto, in generale, noi abbiamo, anche quando non abbiamo niente di materiale, abbiamo tutto. Abbiamo tutto. È tutto, sì. Perché... Più di tutto. Esatto, possiamo anche abbondare. Più di tutto. Esatto. Io, guarda, adesso col 1° di gennaio è un anno che non compro più un vestito. Perché io ero, a me piace vestire bene. Sì. Mi piace comprare i miei jeans rivettati, giapponesi, le calze. Mi piacciono queste cose. Sono sempre più, forse perché da bambino ero sempre vestito con i vestiti degli altri, sempre rotti. Appena ho potuto, però stava diventando un vizio. Allora ho detto basta, non compro più niente. Pertanto ho vestiti per vestirmi bene per tutta la vita. Basta, mi sono stufato. Cioè mi dà nojo, basta. Sì. Non so perché, io magari ho passato dei momenti brutti anche qua, io e mia madre qui in Italia. I momenti più brutti della mia vita sono stati, pensa te, qui in Italia, perché in Brasile stavamo male, ma comunque avevo la mia famiglia, tutta gente intorno. E i momenti più brutti li ho passati qua. Perché? Perché eravamo io e mia madre. E mia madre doveva mantenere me e mia sorella, quindi era un periodo difficile, non avevamo casa, vivevamo nella casa degli altri, gli altri ci mandavano via, è capitato 2 o 3 volte che andavamo via nella casa degli altri, che eravamo senza documenti, senza, e quindi sballottate. Ah, adesso ti racconto un'altra di mia moglie che è fuori di testa. Sì. 99 volte su 100. Allora, io quando ho conosciuto mia moglie sono andato a abitare a casa sua. Lei abitava in una casa molto bella, in via Morgagni, una zona super bella, Porta Venezia, davanti ai giardini, col terrazzo e tutto. Io abitavo qua in via Giacosa, in un monolocale con mia madre, dormivo sul divano. E
E lei però gli si vede che sta roba gli è rimasta dentro, ma ancora adesso lo fa. Sì. Ogni tanto vedo un estraneo in casa, arrivo a casa dal lavoro, apro la porta e dico ciao, mi presento, lo saluto. Poi appena si gira, guarda mia moglie, dico ma chi è questo qua? Ma non so, l'ho conosciuto. Cioè magari ha conosciuto uno che non sapeva dove andare a dormire, lo porta a casa a dormire. Veramente. Te lo giuro. Ma gente anche che è stata mesi, eh. Non abbiamo mai avuto esperienze negative di gente che entrasse, rubasse, perché mia moglie è super sensibile, capisce subito se... Subito. Ti vede, se c'è qualcosa di storto lo vede subito. E mi portava a casa magari la gente, ancora adesso, gente che magari è in difficoltà, è capitato, adesso non mi ricordo il nome di questo... un ragazzo brasiliano che era rimasto tipo senza casa, senza niente, l'ha portato a casa, è rimasto 2 o 3 mesi da noi a dormire, sì. Tranquillo, poverino, si svegliava, mi faceva la colazione, gli dico fratello non ti devi svegliare per farmi la colazione, stai tranquillo. Sì, queste cose sono capitate all'inizio, ma non mi ricordo perché ti stavo dicendo questo, però... questi momenti difficili mi hanno fatto avere delle cose in testa, no? Ad esempio le scarpe, perché mi dicevi dei vestiti, quindi le scarpe che magari mia madre mi comprava, che si sforzava per prendere le Air Max, ad esempio, una volta me le ha prese, io le consumavo fino alla fine. Cioè, finché non si apriva un buco, io non le cambiavo. Mia madre, io mi ricordo ancora le prime Nike che sono uscite, che ero bambino... E c'erano quelle Nike da tennis, sai, bianche, solo con il baffo. E io le volevo le Nike. Mia madre, poverina, non c'aveva neanche soldi per respirare. Mi ha comprato le Mike. E io gli voglio dire, mamma, ma dove vado con queste scarpe? Le Mike. Sì, le ho falsificate. Stupendo. Qua al mercato, in via Marco Aurelio. Sì. Cioè, questo vizio qua di consumare le cose fino alla fine finché non... Però ora, ad esempio, la mia ragazza mi sgrida perché non ho bisogno di consumare le cose fino alla fine adesso me le posso prendere, però comunque mi va di usare finché dico, ok, andato. C'è un buco, non lo posso più usare. E devo cambiare questa abitudine perché mi tira le orecchie e mi dice, devi andare un po' più... O comunque abitare lontano da casa è tosta. Questo qua ne ha di storie. Un pochino sì. Prima, quando parlavi della famiglia così, c'era una foto che oggi il mio nipote ha messo su Facebook del compleanno del figlio di lui, che è pronipote dei miei genitori. Sì. Che c'è il mio genitore che ha più di 80 anni e più di 12 nipoti lì vicino a lui. Cioè, il pronipote è bello perché... Se vedi che ha fatto la storia di stare così vicino alla famiglia è bello, sono tutti parenti, è molto bello, bellissimo veramente come foto. Io ti come dico, foto. Mio papà, che è una persona con cui io non ho mai avuto intimità, mai, è andato via che ero piccolissimo ed è ritornato quando è nato Miguel, quindi dopo 40 anni, mi ha detto una cosa un giorno che te lo giuro, ha preso le mani di Miguel, perché poi mio figlio gli assomiglia anche. Ha preso le mani di Miguel, hai visto che ha le mani che sono come le mie? E ho detto, sì, ho visto papà, c'ha le mani proprio come le tue. E mi fa, così quando me ne andrò ti resterà qualcosa di me. Infatti quando ci penso, quando lo guardo, penso comunque a un uomo che è molto sofferente perché secondo me si rende conto di aver perso... Sì, momenti preziosi. Sì. Il tempo non torna, No. No, assolutamente. Noi abbiamo questa percezione di quando, mentre facciamo le cose, no? Non so se ti capita, noi facciamo le cose e non ci accorgiamo che è passata una settimana, è passato un mese. E il coronavirus, che quando è iniziato 2 anni fa, ma 2 anni fa, cioè è iniziato nel gennaio del 2020, cioè stiamo facendo... Io però il primo lockdown 3 mesi a casa con Ghegheo. Sono... che bello. Poi vabbè, io sono anche fortunato perché c'avevo un bel terrazzo, però ci siamo divertiti troppo. E facevo le live con l'allenamento durante la pandemia, i quadratini.
Mi sono divertito un sacco con Miguel. Vedi, questa pandemia ha fatto accorgere anche a molte persone che la casa era un posto bello. La casa era un posto dove... Pensa a quelli che invece sono accorti che la casa era un posto brutto. Sì. Pensa a quelli che... che avevano la moglie... E... Mamma mia. E sai, perché... tanta gente, poi soprattutto nel mondo occidentale, c'è questa etica del lavoro, tipo di uscire la mattina all'alba e tornare... Non ci sono... Cioè, ti faccio un esempio. Non ci sono a Milano posti di aggregazione. Cioè, io quando vedo questi posti qua, mi piacciono, sorrido... Perché dico, ah cazzo, finalmente è un posto dove uno può andare, tipo, e nato... mettersi seduto e parlare con gli altri anche senza... Dice, oh, ci vediamo lì, e vai lì. Questo posto è nato da questa necessità. Magari ti racconto un po' più in profondo, però è nato da questa necessità qui. Io la sentivo il mio amico, e quindi noi ci siamo messi insieme a pensare a questa idea qui. Pensa invece a quelli che col lockdown si sono trovati chiusi in casa, non potevano più andare al lavoro dalle 6 del mattino fino alle 10 di sera, che tanti stanno fuori di casa per non vedere né la moglie né i figli. Sì. Cioè, io conosco gente che, vabbè, questa ragazza brasiliana che faceva la tata, mia madre fa la tata, però. E una cosa che... Quando sono arrivato e ho visto queste situazioni, mia madre faceva la tata, mi mandava le foto dei bambini così, ma quando sono arrivato ho visto la situazione, cioè io pensavo, ma mia madre sta tutti i giorni con questi ragazzi, i ragazzi si affezionano a lei, addirittura uno mi sa che quando lei è andata via da questo lavoro ha pianto, stava più con mia madre che con la sua mamma, cioè stava più con la tata che... Guarda, io ti dico una cosa, a me è capitato di far lezione... a dei bambini che parlavano facendo gli errori grammaticali delle tate e non parlavano come i genitori, parlavano come la tata, magari la tata dell'Ecuador che fa un errore, tipo, poi il figlio parlava così. E la espalla? Sì. Rotolando la espalla? Sì. Sì. E mi ricordo, ho questo ricordo di questa ragazza che mi diceva, la bambina mi chiama a me mamma, quindi chiamava la ragazza mamma, e prima quasi odiava la madre era rigida, doveva prendere 10 sempre, sempre 10, vedeva la madre come questa figura che mi dice sempre quello che devo fare, non sta mai con me, e questa tata che mi porta a prendere il gelato, che mi abbraccia, che mi dice sei caduta, fammi vedere. Nei momenti più importanti la madre non c'era, eppure poteva... Io quella roba lì non la voglio per me. Non è fare i genitori questo. Io non voglio quella roba lì per me. Sì. Non mi interessa. Cioè, non c'è una roba che compensi. Se mi dovessero dire, guarda, apri 20 palestre, ovvio che mi piacerebbe, però non voglio... Cioè, voglio spiegare... Voglio che Miguel stia vicino a me. Sì. Che mia moglie stia vicino a me, voglio che... Cioè, fare le cose con loro, non voglio fare le cose da solo, se no stavo da solo. Certo. Sì, perché se apri 2 o 3 palestre già non riesci a stare dietro le cose. Secondo me, allora, il mito del lavoro, di lavorare tanto e non dedicarsi alla famiglia per il lavoro, è una cosa che un po' va corretta, nel senso che io nel 2015 ho aperto una palestra, quella che hai visto tu. Sì. Adesso a gennaio ne apro un'altra in via Tagliamento. E io farò di tutto per aprirne una terza, poi una quarta, poi una quinta. Però questo non vuol dire che se mio figlio mi chiama perché ha bisogno, io sto in palestra a curare i conti della palestra e non vado da lui. Secondo me nella vita bisogna avere chiare, sai, come prima hai detto di Cortella. Ah, sì. No? E lui dice che prioridade ma palavra che non tem plural. E sei tu che dai una priorità alle cose. Per me la mia priorità sono Neide, Miguel, la mamma di Neide, la mia mamma, il papà. Quella roba lì è la sì. mia priorità su qualsiasi cosa. Non c'è no, ma mio figlio sta molto male, però adesso c'è questo affare che potrebbe
cambiare radicalmente la nostra vita. La vita non cambia se chiudi un affare bene, la vita cambia se sei presente. E questa è la mia priorità. Non è sempre stato così, perché non è sempre stato così, però adesso lo è e non lo cambio più. Certo. Quando... E un'altra cosa, questo anche per il tuo futuro, se tu stai bene a casa, se tu stai bene nella tua famiglia, se tu ti senti protetto, ti senti amato, non c'è un problema che ti scuote. Non c'è una cosa che ti fa che cambia il tuo orizzonte. Tu dici: ah cazzo, non mi hanno preso al lavoro. Ma se tu stai bene nella tua famiglia, se voi siete lì uniti così, non c'è la rivoluzione, cioè quello non diventa un problema irrisolvibile. Sì. Perciò la mia priorità è quella roba lì. Poi il resto, sai, si possono fare un sacco di cose bene. Non è che tutti i giorni devi lavorare 20 ore al giorno, perché sennò non vanno bene. Sì. No? Questo equilibrio, sono molto giovane come hai detto tu, ma questo equilibrio lo sto capendo nel lavoro, nella vita in generale. In generale sono sempre stata una persona, ora parlo sempre per me perché non posso parlare per gli altri, sempre una persona che guarda il futuro, però intanto si sta guardando intorno a quello che hanno fatto gli altri, che strada hanno preso gli altri, dove hanno sbagliato e che cosa hanno fatto di giusto. E quindi cerco, anche se sono giovane, cerco di percorrere la strada più giusta, che è quella di, anche se ho 26 anni e posso lavorare su qualsiasi cosa e stare fino a mezzanotte a lavorare a luna, non lo faccio, perché so che i momenti della mia vita sono questi, è adesso che conta. Se io... È difficile, non, per me non è sempre stato così. Io sono sempre stato e sono ancora una di quelle persone, sono super competitivo, quando io faccio una cosa voglio farla molto bene, ci metto tutto, mi sveglio presto la mattina, vado a letto tardi, lavoro duro. Però mi sono accorto di una cosa col passare del tempo, che alla fine noi non è che controlliamo tutte le cose che facciamo. Tu ci puoi mettere tutto l'impegno che vuoi, tutto il lavoro che vuoi, ma se deve andare male, va male. Perché tu non hai il mondo in mano. Non c'è. Non c'è quest'idea di più faccio una cosa e meglio è il risultato, c'è solo nei videogiochi. Più giochi e meglio va, ma nella vita non è così, perché tu non controlli. Tu ti puoi impegnare con a tutti gli uomini capita, ti impegni con una ragazza, la inviti, la porti fuori e magari quella ti manda a fanculo dopo un po', e magari tu soffri, dici: ma io mi sono comportato bene, ma io ho fatto il meglio che potevo fare. Sì, ma fratello, ma non sei da solo, cioè questa è una cosa che si fa in due. Tu non è che puoi fare anche per l'altro, tu fai il tuo e l'altro fa l'altro. Se l'altro dice no, e no, basta. E così è anche il lavoro. Io posso essere l'insegnante di jiu-jitsu più bravo del mondo, ma se la gente non entra, non va bene, non... basta, devo fare un'altra roba, deve cambiare qualcosa. Non bisogna accanirsi più di tanto. Non bisogna accanirsi con la vita. Le cose nella vita bisogna... Sì, tu vai in una direzione, ci metti tutto l'impegno, se va bene, bene, se non va bene, pazienza. Devi tenere conto degli sbagli o degli imprevisti. Minchia, ha voglia. Sì, più la vita va avanti, più capisco che questo è l'unico modo di vivere. Accettare che ci saranno imprevisti, accettare che ci saranno le cose improvvise che capitano e succedono e sono fuori dai tuoi schemi. Non è che non bisogna avere schemi, bisogna avere una base e avere la base di capire che gli imprevisti arrivano. Allora, alle volte ci sono degli elementi nella nostra vita che ci illudono. Il fatto, ad esempio, di avere a disposizione dei soldi ci fa credere di poter controllare tante cose. Ma la vita comunque non si controlla. Cioè... il fatto di dire
voglio aprire un negozio e ho i soldi per farlo, ti illude di credere di poter fare tutto quello che vuoi. Sì. Ma non si può fare tutto quello che vuoi. Cioè la condizione non è nel denaro, perché magari tu il negozio lo apri, poi non entra nessuno e nessuno compra, capisci? Poi il tempo passa, poi invecchi, poi muori, poi alla fine non sei riuscito a fare niente della tua vita. Sai, ti dico questa frase di Totò perché mia moglie, quando è venuta in Italia, ha imparato l'italiano guardando Totò, no? E dice, Totò dice che la felicità sono attimi di dimenticanza. Noi siamo tristi, ogni tanto ci dimentichiamo di essere tristi e siamo felici. Come per dire, la vita passa, ci sono dei momenti in cui tu riesci ad averne il controllo, a sfruttare quello che ti è passato davanti, e poi no. Non è che bisogna accanirsi troppo, sai cosa? Non bisogna pregare troppo per una cosa, perché poi magari si avvera. Non ci si può accanire con la vita. Certo. La vita va presa così com'è. Sì. Punto. Sì, poi devi migliorare te stesso, avere degli... Ma quello riguarda te, non riguarda la vita, riguarda quello è dentro di te. Sai, per migliorare se stessi, ti faccio un esempio. Io c'è stato un periodo in cui ero molto... molto 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 preso dal lavoro, moltissimo, figurati, mai combinato niente, sono riuscito a aprire la palestra, va bene, è bella, è tutto quello che vuoi, e sentivo che in qualche maniera spiritualmente mi stavo impoverendo, no? Sai, tu ti preoccupi del tuo fisico, vai in palestra, ti alleni, mangi quelle cose che devi mangiare, poi lavori, guadagni. Le stesse però cose vanno applicate alla mente, allo spirito, sì, all'allenamento dello spirito. E allora sai che cosa ho deciso di fare? Basta. Almeno mezz'ora al giorno stacco tutto. Un'ora al giorno stacco, tranquillo, senza niente. Niente davanti, niente schermo, niente computer, niente internet, niente Facebook, niente Instagram, niente WhatsApp, niente messaggi, niente. Tranquillo e vado. Il papà di Neide, quando ancora era vivo, il signor José, lui dopo pranzo si metteva seduto lì sulla rete, guardava così, guardava tipo davanti a casa passava una strada e io mi mettevo lì seduto di fianco, tranquillo, silenzio. Poi magari se ne usciva con una frase, minchia, che tipo ti faceva riflettere su tutta la vita, su tutte le cose, semplice, banale. Quello si dice che sta mattutando. Mattutando. Perché lui l'ultima volta che è andato in Brasile, noi quando è tornato abbiamo parlato delle sue esperienze, così che ha avuto. E mi diceva una cosa che io vedevo fare mio nonno e mio padre, e altre persone, figure che avevo in quel momento. E lui raccontava di De Brando, che è suo papà, che si metteva lì fuori casa, nella per strada, si metteva lì la sedia, crociava le gambe e non diceva niente, stava lì. Ma c'è proprio una pietra quadrata di fronte a casa, e guarda che è una casa bella, la zona anche bella, ma ha messo una pietra lì, lui si siede lì così, con le gambe incrociate, e si mette lì così. Ma sta un sacco di tempo lì fermo. Anch'io mi mettevo lì, ma alle 7:30 di mattina già mi mettevo lì con lui, dopo facevo colazione, mi mettevo lì con lui, stava lì, il sole usciva, iniziava a prendere un po' di sole anche della mattina, ma stava lì. Ma questa è una roba pazzesca, sì. Questo è come un allenamento. Se tu prendi uno di noi e gli fai fare questa roba, non ce la fa. Dopo 2 minuti inizia che deve vedere, ma che cazzo devi vedere? Sì, sì. Il mondo è tipo 3 metri intorno a te, quello lì è il mondo. Pensa che proprio oggi, perché anche io sono un pochino messo degli sport e anche col marketing che lavoro, c'è una ragazza che sto seguendo e sto cercando di dare una mano a lei a concentrarsi di più. E c'è un libro che è Il Milagro da Manhã, in portoghese, che è Milagro da Manhã. Milagro da Mattina, perché qua è conosciuto in inglese, mi sa. E ho fatto per lei la lista di cosa deve fare. Mi si dice di stare 5 minuti in silenzio, anche facendo visualizzazione, altre di affirmazione, 10-15 minuti di allenamento, una lista così.
ho messo un minuto per lei perché lei è troppo agitata. Io dico, guarda, ci ho messo un minuto. Lei, ma perché un minuto? Guarda, tu, 10 minuti per te passa veloce perché tu sei sempre agitata, parla. Ma se sta ferma un minuto, per lei è un'eternità. Non sta zitta un secondo lei. Ma pensa che è vero, un minuto è tantissimo per una persona che è molto agitata. È sì, tantissimo. Ma queste sono le cose che fanno, tipo quando magari ho un po' di ansia, sono turbato. Io nel salotto di casa mia, al mattino entra una luce stupenda. C'è il terrazzo davanti, entra questa luce. Sai che ci sono delle volte che mi metto lì a dormire perché voglio svegliarmi con la luce? Mi sveglio con la luce, sto lì seduto, mi sciacquo la faccia, tranquillo, bevo un caffè mentre guardo fuori, non parlo con nessuno, sento l'aria. È la cosa che mi dà più pace in assoluto. Infatti io per scherzare dico sempre a Nede, guarda, posso firmare un contratto di non andare in vacanza per 10 anni, però quando mi sveglio presto al mattino che vedo le piante sul terrazzo, che entra quella luce lì, mi dà una pace pazzesca. È una situazione difficile da trovare a Milano, eh? Cioè, io in alcuni posti che magari ti puoi permettere di, sai, avere questo giardino fuori, magari sul balcone così. Ma guarda, potresti farlo anche guardando il tram, la via che passa sotto. Sì. Devi, sì. È una roba... Io mi rendo conto, allora, quando io parlo con la mamma di Nede, che è analfabeta, è come se stessi parlando con uno che è laureato all'MIT a Boston. Sì. Perché io non conosco persone che non sanno leggere e scrivere. E quindi il suo punto di osservazione è esclusivo, è unico. Io quando l'ho portata qui a Milano, la prima volta che è venuta qui a Milano, e poi lei è una donna super curiosa, quindi non so, il sushi non sapeva cosa fosse, no? E mi chiedeva le cose, cos'è questo, cos'è quest'altro, gli raccontavo le storie, la portavo alla chiesa, gli dicevo, questa chiesa è una chiesa di mille anni fa, il Brasile non l'aveva neanche scoperto. Ah no, ma davvero? No? E allora andavo avanti, vado avanti così. Ma lei, io mi rendo conto che guarda il mondo con degli occhi che sono completamente diversi dai miei. Lei proprio vede le cose, lei guarda come se tu porti un bambino in un negozio di giocattoli, si dice, fa così. Guarda, non so, gli sembra di essere in paradiso, no? Sì. Vede tutto. Cioè, in quella stanza potrebbe starci anche 5 ore. Sì, tu invece in 5 minuti sei già rotto i coglioni, se non hai preso una roba, dai andiamo, dai che sono di fretta. Lo sono di così. Sì, no, parli di mindfulness, di tecniche, però la gente già viveva così, sì. È normale vivere, siamo noi che siamo anormali, stiamo tutto il tempo al telefono, computer. Sai che cosa? Noi abbiamo dei limiti che sono biologici, sì. Questa è una cosa che io dico sempre, ci sono delle cose che un uomo fa da quando è nato, da 40.000 anni, ballare, cantare, suonare. Lottare... suonare, correre, sono cose che fa da sempre, che sono scritte nel suo DNA. Ci sono dei limiti poi, uno non è che può andare a passare tutta la vita a dormire 4 ore per notte, no? Non puoi dormire 4 ore per notte, come non puoi fare 5 cose contemporaneamente, a livello neurologico proprio non riuscirai a farle, non lo so. E noi continuiamo ad aggiungere roba, pezzi, cose e alla fine impazziamo. Le tribù, una tribù non ha più di 200 persone, 250. Non esiste una tribù di 5.000 persone. Se tu vai in un povoato in Brasile, disperso non si sa dove, sono quelle le persone. Ci sarà un leader comunitario, una persona che si preoccupa, non lo so, quando muore qualcuno, di fare i documenti, le cose, di pulirlo, vestirlo, o di aiutare una signora. Ma sono quelle comunità sono piccole. Fare queste community su Facebook, Instagram, queste grandissime stronzate da 1.000 persone. Ma io ho 10.000 numeri là dentro, ma chiamo sempre soli 3 numeri. Ma a cosa serve questa roba qua? A cosa serve? Serve a farti sentire in un gruppo più grande, più protetto, conosco più persone. Serve a niente, non fa bene, non ti fa star bene. Stiamo andando dalla parte sbagliata. Adesso arriva pure il metaverso. Orribile. Stiamo andando alla parte sbagliata. Orribile. Ci chiuderemo dentro questi occhiali a avere contatto con le persone. Orribile. Che dobbiamo fare?
La tendenza serale è sempre più questa, di chiuderci nel nostro mondo e vedere sempre quel mondo di felicità. Infatti i problemi ci sono, la gente è depressa, soffre di depressione, cercano psicologi, eccetera, perché non capiscono da dove viene questa cosa. Però più stai dentro questo coso, dentro questo telefono, o dentro il computer, troppo di tutto. Troppo di tutto. Allora, come hai detto prima, il papà della tua moglie, no? Che ha una visione unica del mondo, secondo me è questo che succede alle persone, che loro fanno troppo paragoni e la vita che veramente deve vivere è la tua vita stessa. Se tu non hai cose per fare paragoni, come uno che non sa leggere e scrivere, che ha visto poco, cosa fai? Lui vedi se stesso, guarda dentro, anche se ti deve dare una risposta o creare una frase, come hai detto tu, che guardava l'orizzonte, è una cosa che è uscita da lui, non è niente che ha letto, è niente che ha visto. È questo che manca alle persone, stare dentro se stesso, che non ha tempo per niente, neanche un minuto, no? Ti racconto questa storia della mamma di Nede. Allora, il primo anno che viene a Milano, per dire come fuori dal mondo, mia moglie lavorava, faceva la manager per Dolce & Gabbana, era appena stata spostata in questo, era in corso Venezia, l'andiamo a prendere e a un certo punto vede dei ragazzi intorno a una Ferrari che fanno delle foto con i telefonini, c'era questa Ferrari rossa e li guarda, sta 10 minuti a guardarli mentre noi stiamo aspettando sua figlia. Poi mi viene vicino e mi dice: Andrea, ma perché gli fanno le foto alla macchina? Gli ho detto, perché è una macchina molto costosa, com'è che gli vado a spiegare? E quanto costa? Allora faccio tutto il conto in reais. Allora la vedo che cammina, va verso la macchina, guarda dentro, fa 2 giri intorno alla macchina, guarda un po' dappertutto. Torna da me e mi fa: ma costa così tanto e porta solo 2 persone? Bravissima. Sì. Cavolo, sto prendendo la metropolitana intera. Così tanto non posso portare. Porta solo figlia, 2 persone. Visto, è una messaggio unica. È unica questa. Per lei non ha un valore aggiunto che sia una Ferrari o un'altra macchina. Probabilmente se lei avesse tutti quei soldi, farebbe la comunità, con gli amici, la famiglia. Secondo me non saprebbe neanche cosa farsi. No, certo, quello sì, però nella sua testa, se gli fai prendere una decisione che con questo tipo di potere direbbe: sì, no, io voglio accogliere tutti i miei amici, le persone, aiuto, do da mangiare alla gente, invece che comprare una macchina di 2 posti per mettere 2 persone. Questo è pazzesco, questo ragionamento è... A volte ci dimentichiamo che siamo così, in realtà siamo esseri umani di questo tipo, poi diventiamo, qualcosa cambia in noi da qualche parte, ci immergiamo nelle cose da fare, perdiamoci. Forse abbiamo questo senso di vuoto, lo vorremmo riempire in qualche modo. Abbiamo avuto questo senso di vuoto da qualche parte, lo stiamo riempendo con cose, acquistando. Troppo, purtroppo non so come dire. Le cose tirano lo spirito verso il basso. Più ti circondi di cose e più ti appesantiscono. Sì, sì. Cioè possedere qualcosa che è come mettersi le catene, ti tira verso il basso. Bisogna proprio liberarsi di quante più cose possibili, secondo me. Noi seguiamo una filosofa in Brasile che ha anche un canale su YouTube, ma sono tutti su YouTube, filosofi, si chiama Lucia Helena Galvão. Lei parla molto di questi libri che tutti dovrebbero leggere, dovrebbero essere lì vicino al letto, prima, devi leggere tutti i giorni e non solo una volta. Io ne ho uno di libro, dopo ve lo lascio. Ho letto anche io 2 volte il Caibalion, è un libro che parla di filosofia egizia, e parla delle cose che portano, che ti trascinano verso l'alto, e le cose che ti trascinano verso il basso, e le cose che ti non cose intese come cose materiali, ma le sensazioni, le conversazioni,
le persone che ti portano verso l'alto e le persone che ti portano verso il basso, i discorsi. E questo era interessante, si collega a questo, no? che dici te. Ci sono cose che se tu sei attento ti portano da qualche parte, ti portano ad una visione del mondo più spirituale, ad una visione del mondo più ampia, e ci sono cose che ti fanno stare a terra, che ti fanno stare sempre di più immerso in te stesso e non ti fanno vedere il mondo così com'è. E queste cose che ti portano su potrebbero essere dei libri, delle persone come te, che parlano di non parlano di cose, ma parlano di idee, parlano di sensazioni, e queste cose ti portano verso a vivere una vita migliore. Questo è interessante come ragionamento. È molto molto difficile, poi soprattutto in una città come Milano. Milano non è una città qualsiasi, Milano è una città ricca in Europa, che è un continente che è sempre stato il centro del mondo. Lo spirito delle persone qui è uno spirito pesante. Sì, è vero. Perché noi comunque abbiamo 2000 anni di storia, 2000 anni di traffici, è pesante lo spirito qui. Qui trovare una persona leggera è difficilissimo. Tutti dicono, vabbè, ma tu non sai, ma le responsabilità, ma il lavoro, ma tutti hanno le responsabilità, pure se vai in un villaggio in Africa hanno delle responsabilità. Per dire, no? È difficile provare a elevarsi. Bisogna mettere come dei blocchi, dei frame. Guarda, io ti faccio un esempio del lavoro. Io non ho mai lavorato in tutta la mia vita. Mai. Ho iniziato a lavorare quando ho aperto la palestra. Prima sì, lavoravo, facevo quello che capitava, anche le lezioni di jiu-jitsu, ma non era un lavoro vero e proprio. Quando ho aperto la palestra nel 2015 ho detto, cazzo, devo iniziare a lavorare. Però nel 2015, cos'è, 6 anni fa, avevo 38 anni, quindi ero già bello grande. E a un certo punto, dopo anni di lavoro con le persone, ho fatto tutta una lista di regole non scritte. Mi spiego meglio. Se tu, Gabriele, vieni a lavorare a Milanimal, io ti devo far firmare un contratto di lavoro, no? Dove c'è scritto quanti soldi prendi e quali sono le cose che devi fare tu per quei soldi lì e come le devi fare. Poi però ci sono tutta una serie di regole non scritte che possono far star bene sia me che te. Due, io ne cito sempre due. La prima è che nessuno può parlare del lavoro degli altri, solo io posso farlo. Se voi due siete colleghi e lui vuole parlare con me, lui mi può parlare del suo lavoro, non del tuo lavoro, perché del tuo lavoro io parlo con te. Certo. Nessuno deve parlare degli altri, tu devi parlare di quello che fai tu. Certo. Ma Andrea, non sono riuscito a fare bene questa cosa non mi piace, ma non si parla del lavoro degli altri. Sì, e io la prima cosa che dico ai ragazzi è, se io vi sento parlare male di un vostro collega, vi mando via subito, sono qua io che devo far andare avanti il lavoro, voi dovete preoccuparvi del vostro lavoro. E secondo, di non rompere i coglioni a chi si sta riposando, no messaggi, no WhatsApp, no Instagram, no ma ricordati mi raccomando domani, quando tu hai finito di lavorare, punto, acabò, finito. Sì. Quando torni al lavoro parliamo del lavoro, basta. Tanto non c'è niente di urgente, anche le parole, un'altra cosa che dico sempre, le parole hanno un potere. Tu ti ripeti sempre le stesse parole e poi quelle parole condizionano il resto della tua vita. Problema, urgente, colpa, tutte le parole che non voglio sentire. Qual è il problema al lavoro? Qual è il problema? C'è solo soluzione, devi trovare sempre soluzione. Metti lì con calma e risolvi tutto quello che devi risolvere. Urgente, non c'è niente di urgente. Tu diresti, ti faccio un esempio, perché magari questo riflette, e magari mi vedo in questa cosa qui nella direzione giusta, perché a me piace questa idea che hai detto. E tu pensi che adesso qui, in questo momento, ci sia un problema? No. Noi non siamo più in live. Siamo in live, io ho messo a registrare.
Nel momento, ho dato un'occhiata lì, ho visto che non c'era più la diretta e ho messo a registrare. Stiamo registrando e dopo lo pubblicherò su YouTube. Però questa idea mi piace molto, non per dire che sono. No, ma è bello perché è bella la chiacchierata. No, ma Sì, no, esatto. ma hai capito che vuol dire che noi non siamo agitati. Cosa è successo? Abbiamo mantenuto la No, tranquillità. perché non è, in realtà non è successo niente. Mi metto a registrare e lo pubblico dopo appena finito. Sì, non è un problema. Però per dire, è molto bella perché questa filosofia l'abbraccerò e la porterò nella mia vita perché alla fine se tu le situazioni che ti capitano sono situazioni belle, brutte. A volte capitano solo brutte. A volte, come è successo oggi, la luce non ti stava offuscando la faccia. Prima lì ero da solo lì, il microfono non stava andando bene. Prima, 5 minuti che arrivavi, era caduta la internet e è caduta durante la. Di solito Basta. bisogna saper gestire le Sì, situazioni. ma con serenità. Sì. Penso, ora non mi trovo in una situazione che, parlando di soldi, no? Che vorrei, non vorrei stare in questa situazione in cui sono, però vedo la crescita. Però non don't panic, non vado in No. panico. Perché so che comunque le cose più importanti sono come hai detto te, avere gente intorno, la famiglia, essere partecipe nei momenti più importanti delle persone che per te sono importanti, che porti dentro di te. E questo è l'unico modo di vivere. Gli altri modi di vivere sono occuparsi perché non si ha un cazzo da fare e non si sa che cosa vuoi fare nella vita. Alla fine è questo. Una cosa che mi ha. Io non ho fatto jiu-jitsu in Brasile e che si collega a questo, della vita in generale. Uno sport che mi ha aperto le porte della vita per farmi capire come funziona davvero è stato il jiu-jitsu. Che. Non importa in che cazzo di situazione stai, se tu sei con la faccia di qualcuno che ti sta schiacciando a terra o sei in uno strangolamento, non serve sbattere, non serve lottare con i pugni, non serve diventare matto per uscire con la forza. Non si fa così. Nella vita anche non bisogna reagire in questo modo. Allora, io il jiu-jitsu Mi adesso sto collegando al jiu-jitsu proprio perché. lo vedo come un sistema di meditazione dinamica. Io Ah, sì. mi metto lì, mi rilasso, mi metto il mio kimono, tranquillo, vado a lottare, metto il pilota automatico e vado sereno. Questo è come vedo io adesso. Sai cosa dico sempre a mia moglie? Dico, jiu-jitsu già vi ero rimedio a molto tempo. Diventata medicina. Sì. Sì. Lo è sempre stato, eh. È Però sempre stato. prima, allora, io sono sempre stato alimentato a rabbia. Alimentato a rabbia. Sai come i cannoni Sì, che sì, 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 sparano sì. il veleno? Perché figurati, sono cresciuto a Milano e dico, minchia, ma perché lui ha questa roba e io non ce l'ho? Ma perché a lui è capitato questo e io non ce l'ho? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Questa rabbia mi ha fatto andare molto veloce. Mi ha fatto andare avanti, mi ha fatto conquistare delle cose. Però. La rabbia è una benzina che fa andare veloce qualsiasi macchina, però la consuma. Io La brucia. questa roba non la voglio, perché sento che questa rabbia mi ha fatto male, non mi ha fatto bene. Io voglio la pace, tranquillità. E il mio modo di lottare, essendo la lotta, è scritta nel nostro DNA. La lotta non è la palla a volo, Certo. non è un gioco. Noi abbiamo sempre lottato. Rifletti come sei, tu lotti per come sei. Io ho visto gente che ha tatuati in faccia enormi, che poi erano soft. E ragazzi normali, sai quello che vedi con gli occhiali che non gli daresti 2 lire, che diventano dei leoni. Ma dei leoni qua dentro, Sì, dentro sì, la sì, testa, che sì, non sì. mollano un minuto, un secondo, fino all'ultimo non ti danno tregua. Il mio modo di lottare è cambiato, perché comunque la lotta è anche una cosa spirituale, non è solo fisica. E adesso sono più tranquillo, sono molto più tranquillo. La mia ginga è proprio, sono super rilassato quando lotto. Questa è una cosa bellissima di quando lottavo,
che adesso devo tornare perché mi sono vaccinato, eccetera, quindi devo tornare in palestra. È che era quel momento che ci sono stati dei momenti, tu non hai visto perché non abbiamo mai avuto l'opportunità di parlare, ma c'erano dei momenti difficilissimi, che arrivavo che facevo le consegne, andavo in palestra, o magari mi ero frustrato con il lavoro che non c'era e andavo in palestra. Ma quando arrivavo lì e mi mettevo lì a tirare il kimono, a cercare di imparare qualcosa, mi strangolavano. Ero in quel momento di difficoltà, io mi sentivo così libero. Non era un fuggire dai problemi, però quello mi sfogava. No, ma è come dicevamo prima, Ti è come mettersi scarichi. seduti e guardare l'orizzonte, solo che lì Esattamente. io mi metto a lottare tranquillo, faccio le mie cose. E poi, sai, la lotta è come le preghiere, no? Quando tu preghi continui a ripetere sempre la stessa cosa, Sì. ripeti papà 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 papà, e Ti la lotta è rilassi. uguale, papà 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 papà, continui a fare sempre gli stessi movimenti, sempre gli stessi movimenti, finché non diventano normali e tipo tu cadi anche in uno stato di Certo. trance, no? Sei lì Sì. super rilassato. Totale rilassato. Per me il jiu-jitsu è una grande medicina, grande, grande, grande medicina. È complicato parlare di. Perché per me è il più bello sport del mondo, il jiu-jitsu. Jiu-jitsu come altri sport, come il judo, perché c'è molto di spirituale. Se io gioco a calcio, no? Io ho sempre giocato a calcio, però quando tu giochi a calcio ti sfoghi, ma puoi uscire da una partita incazzatissimo. Adesso ti faccio questa domanda. Tu sai com'è nata la lotta? Com'è Non ho idea. che un uomo ha iniziato a lottare? Perché gli uomini iniziano a lottare? Gli uomini iniziano a lottare 40.000 anni fa. Non 4.000, 40.000. 40.000 anni fa. 40.000 anni fa l'uomo decide di essere stanziale. Decide di fermarsi in un posto e dire: questa è casa mia. Altrimenti prima come facevano? Giravano come, non lo so, i beduini nel deserto, Sì, no? sì, sì, sì. Camminano, camminano, trovano degli animali, ammazzano gli animali, mangiano, stanno lì un po', poi si spostano e vanno avanti così. 40.000 anni fa l'uomo decide di mettere su casa. E allora tu dici, vabbè, imparerà a lottare perché magari arriva qualcuno, vuole conquistare il villaggio, devi essere forte, devi. No. L'uomo trova la necessità di imparare a lottare per controllare gli animali. Come Sì. fai, se tu ti fermi in un posto, come fai ad avere il latte, ad esempio? E come fai a fermare una mucca? O cosa fai? Un Costruisci cavallo. un. Quindi la lotta nasce in tutte le comunità rurali. Ti faccio un esempio: se tu vai in Mongolia, c'è la lotta mongola, che spesso fanno con i cavalli, prendono i cavalli, atterrano i cavalli. In Brasile, la prima lotta autoctona brasiliana si chiama Luta Marajoara. 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 C'è anche un lottatore di UFC che si chiama Yuri Marajó, no? Sono queste isole a Belém do Pará, dove c'erano queste fazende su queste isole, che erano delle piccole comunità, e le usavano per addomesticare i bufali. Cioè, tutte le forme di lotta, quello che in inglese viene grappling, cioè Sì. nascono tutte in un contesto rurale per controllare gli animali, capire come prenderli, bloccarli e metterli lì. Questo è il motivo per cui si inizia a lottare. Poi nasce un aspetto ludico, perché tu immagina la classica fazenda brasiliana dove dentro c'è anche l'asilo, perché magari ci sono Sì, talmente tante persone che sì, lavorano sì, sì. che devono mandare i bambini a scuola. A me è capitato di vederle. Pensa a questi uomini alla fine della giornata che magari vanno a lavarsi tutti quanti fuori, e allora che cosa fanno? Quello che fanno con gli animali magari lo fanno tra di loro. Così è nata la lotta tra le persone. Quell'abilità tecnica sviluppata per controllare gli animali, poi la usi con le Sì. persone. Ed è una cosa che noi facciamo da 40.000 anni. È come ballare. Se tu ci pensi, pensa a quanti modi di ballare ci sono, quanti modi di suonare ci Sì, sono. sì, sì, sì. Lo facciamo da sempre. Beh, quanti modi di dipingere, di disegnare, Penso di. che è vero quello che dice, perché c'è ancora in Brasile uno sport che si chiama vaquejada,
Ah, l'ho visto. È che loro su un cavallo corri dietro una mucca, non so sì, cos'è, sì. E dopo sì. Girano la coda e fai cadere la mucca. Sì. Sì, ancora quella cosa lì, esiste ancora? Penso che... L'ho visto, no, dove abita mia suocera si fa tantissimo. Vaccheggiare. Sì, esce questo manzo, questo gado, da un buchetto che diventa sempre più grosso, ci sono due cavalli che corrono a fianco, bravissimo, la così. Tengono ferma perché rallentano, uno si abbassa, prende la coda e quando entra in una striscia, perché deve cadere all'interno di una striscia, è un colpo che gli danno quando ha le gambe sollevate e il manzo cade sì. Lì. È così. Io magari sono pazzo, però non hai mai immaginato che quando sei andato in montagna in un posto dove c'era magari, dici, cazzo, qua ci sono i cinghiali. Non hai mai immaginato che se tu sei davanti a un cinghiale, tu probabilmente con la testa che hai non ti metteresti a correre, ma gli andresti addosso? Non lo so, non mi è mai capitato. Però a me viene così naturale pensare che se scappo quello mi sbrana e che se io lo prendo, lo abbraccio, lo tiro giù e lo cerco di strangolare. Non lo so. Mi viene naturale pensare così. Non mi è mai capitato. Non lo so, neanche a me, meno male, però mi viene da pensare che sia naturale. Che... Beh, noi non siamo quegli uomini. Cioè noi... No, certo, ci sono un esempio. Noi ragazzi siamo molto molto soft rispetto a quella gente lì. Cioè se io penso al papà di Nede, di mia moglie, che ha lavorato tutta la vita in campagna, cioè ragazzi, lui è duro come... Ma duro qua! Sì. Cioè io quando ho deciso di sposare mia moglie, mica, questa è una storia da ridere. Allora, conosco mia moglie, stiamo insieme, siamo andati subito a vivere insieme... Le ho chiesto subito di sposarmi e lei mi ha detto sì, va bene. Lei è super moderna, lavorava qui a Milano, fa però lo devi chiedere a mio padre. Vabbè. Allora abbiamo aspettato, ho preso l'aereo, sono andato a conoscere suo padre. Allora, a parte che suo padre, quando l'ho conosciuto, mi guardava in un modo, cioè ragazzi, io non è che sono così... facilmente influenzabile, non è che mi spavento se uno mi guarda. Ti faceva essere timido. Sì, mi intimidiva proprio super dritto. Sobbio. Darmi la mano. Sempre, cioè per dire, se alla radio sentivo una musica che non gli piaceva, che diceva delle cose che non gli piacevano, spegneva la musica. È così, sì. Non, su certe cose non si scherza, non si dice tutto. Una volta mia moglie mi ha detto, eravamo a cena, c'era anche il sindaco di questo paesino e io ho detto ma io qui ci vivrei tranquillamente se avessi la mia connessione a internet, e lei mi ha detto amore non fa la bestiera. Lui sa cosa ha fatto? Ha preso, si è alzato, ha mandato via tutti via, ha preso sua moglie, l'ha portata in una, sua figlia l'ha portata in una stanza, ha detto non ti permettere mai più di dire a tuo marito davanti agli altri non dire una bestiera, non si può dire, non è bello. Per dire, pensa alla testa. Quando sono andato lì da lui a chiedergli se potevo sposare sua figlia, domenica, la moglie ha fatto tipo da mangiare per 50.000 persone. Noi dentro casa, in un tavolino, una casa tipo la sala da pranzo che sarà grossa come questa stanza, col tavolino così. Che poi lo fa per 40 persone e poi... Tutti fuori, tutti... No, continua a arrivare gente. Io ero seduto qua, lui era seduto qui a capo tavola, con tutta la casa piena di gente, la gente che guardava da fuori, dalla finestra. Io ero talmente... mi sono dovuto bere due birre subito per calmarmi. E allora gli ho detto, signor Giuseppe, io voglio sposare sua figlia. Lui come me portava i baffi, no? Si ferma, guarda e mi fa, va bene, ma non me la puoi più dare indietro. Puoi prenderla, ma non me la puoi più portare indietro. E lui era super innamorato di me, proprio super, super, super. Penso che questa è una frase bellissima. Sì. Per qualcuno può sembrare brutto, ma... No, lui mi ha detto, io te la do, ma è per tua per sempre, sì. Non puoi più portare indietro. Sì. E, guarda, voglio dirvi un'altra roba, adesso questa roba poi va su internet, mi prenderanno per pazzo, però è la verità. Io l'ho anche sognato dopo che è morto.
Io sono stato il primo a sapere che lui era morto qui. Sono stato io a doverlo dire a Nidia. Cazzo. E poi mia moglie è rimasta incinta, stava rischiando di perdere il bambino. E c'è stato questo evento traumatico, io l'ho sognato due volte. E ha avuto questa perdita di sangue, ha rischiato di perdere il bambino, era tipo distrutta. Io mi sono messo a dormire e nel dormiveglia la mattina presto io ho sentito l'odore suo, proprio l'ho visto, era lì seduto vicino a me nel letto, aveva il suo coltello, stava mangiando una mela. Gli ha detto: Andrea, non ti devi preoccupare di niente, che mio nipote, in portoghese, mio nipote nascerà sano e forte. E nessuno sapeva se era maschio o femmina. Sì, sì, sì. Lui però aveva già detto: mio nipote nascerà sano e forte. E la seconda volta invece che l'ho sognato, mi ha detto di andare a leggere, fa Andrea, sempre in portoghese, di fa a te piacciono, io lo so che ti piacciono i libri, devi andare a leggere questo libro, in questa pagina c'è una cosa, una cosa che ti può essere d'aiuto. Io la mattina mi sono svegliato, ho chiamato subito il mio amico Carletto Xoli, che è proprietario della libreria. Gli ho detto: ma esiste questo libro qua? Sì, sì, sì. No, io non avevo mai letto il libro. E gli ho detto: ma tu ce l'hai? Fa, sì, sì. E gli ho detto: vallo a prendere e fai una foto a questa pagina, me l'ha mandata, ancora ce l'ho. E c'è tutto un pezzo sulla famiglia, su che cosa è importante nella vita, cosa bisogna fare. Un libro, un romanzo, tutta quella roba lì, per dire. Lui sapeva, io leggo tantissimo, mi piace tanto leggere, non so, mi ha detto questa cosa del libro. Due volte l'ho sognato. Fascina. Non so, anche con lui discutiamo di queste cose qui. Io non ci credevo queste cose, a me non mi è capitata. Sì. Ci sono. La vita è così incerta, noi abbiamo così tante certezze, no? Tante. Sappiamo tutto, cerchiamo di scoprire tutto, sapere tutto, e poi alla fine l'unica certezza che c'è è che non sappiamo dove andiamo, che cosa succede. Che cosa succede al nostro corpo dopo? Sì, ma la certezza dove andiamo, che cosa succederà? Oh, e questa è, cioè, è vera, non è che... Io non sono uno... Io, ad esempio, non vado in chiesa, non... Cioè, capisci? Non è che lo dico perché... Però mi è capitata. Mi ha detto: vai a prendere quel libro che non avevo mai letto, in quella pagina, c'è una cosa per te. Mica più di così... Queste sono storie meravigliose. Non è che me lo sono sognato. Cioè, me lo sono sognato, ma poi è così. Sì. Non ho... Io mi sto veramente preparando a queste cose, perché mi stai parlando, so che magari avevi anche tu questa idea che, non so, la vita... Non sento che sta passando. Magari quando eri più giovane, andavi in Brasile, lottavi... Però quando io ancora non ho perso nessuno, però mi sto preparando al fatto di capire, che affrontare questo tipo di cose. E hai perso due persone che è stato nel breve periodo. No, il papà di Nede è morto in un incidente in moto. È morto, ti dico, anche quando 6 anni fa. Sei, 7 anni fa. Sì. In moto, pensate. Sì. Succede queste cose in Brasile. Sì, poi lì figurati. Io ho due amici che erano qui. Uno purtroppo è morto qui, sempre in un incidente. Suo fratello è andato in Brasile, ha preso la moto, dopo un po' non si trovava più. Una settimana, l'hanno cercato, anche lui ha avuto un incidente. Sono storie purtroppo tristi, però vabbè. Beh, ma non abbiamo parlato di fotografia, però la cosa che ti volevo dire di questo podcast, di questa cosa qui che stiamo facendo, è che non è tanto importante. Alla fine non abbiamo parlato di fotografia, non abbiamo parlato di cose più tecniche.
Magari... Se vuoi ti dico come ho iniziato a fotografare. Allora io facevo lezioni... No, però ti dicevo, la cosa che contava per me più di tutto era questo, avere questa conversazione, sapere chi eri, da dove venivi, le tue storie. Di storie... So che ne hai da raccontare ancora, magari lo faremo, avremo un'altra opportunità di magari mangiare qualcosa insieme, oltre a questo. Molto volentieri. E fare due chiacchiere in più. Però è quello che volevo da questa cosa qui. Infatti tutte le persone che sono venute, non so se hai visto qualche puntata, alcuni parlavano di cose tecniche, di come fare questo, come fare quello, però e tu come, qual è il tuo approccio, come ti comporti davanti alle situazioni? E questo secondo me è la cosa bella da far vedere online. Ci sono così sì. tante distrazioni, facciamo vedere persone importanti, facciamo vedere persone interessanti che hanno qualcosa da raccontare, cose tecniche le trovi su YouTube da qualche altra parte, però questo non lo trovi da nessuna parte. Tutte le cose importanti della mia vita sono capitate per caso, io non le ho scelte, sono capitate. E la fotografia come... Anche, io stavo facendo lezione di jiu-jitsu a un signore e stavano facendo un trasloco, mi ha detto guarda prendi queste macchine fotografiche qua che sono di mio suocero che non le voglio più vedere qua. Io all'epoca abitavo in via Morgagni, sotto casa di Nede c'era questo stampatore, si chiama Parolini, ovviamente oggi lo so, all'epoca non sapevo, che è un signore milanese piccolino, uno dei migliori stampatori al mondo. Ha lavorato con Bruce Weber, ha lavorato con un sacco di fotografi pazzeschi. E io sapevo che la gente entrava per questa cosa delle fotografie. Io ero ignorante come una capra. Sono entrato, avevo bisogno di soldi, gli ho detto signor Parolini, guardi, mi hanno regalato queste macchine fotografiche. Non è che le interessano, magari gliele vendo. Lui che parlava solo in milanese. Uè, Urluc, non devi venderle, queste devi imparare a usarle, che sono belle. Insomma, mi avevano regalato una Leica M5 con due obiettivi, che è la stessa, un Summilux e un Summicron. È la stessa macchina che ha usato Robert Capa nello sbarco in Normandia. No? Bellissima, una macchina che comunque... anche un valore economico, storico, e lui mi ha detto guarda devi imparare a usarla, e mi ha regalato due o tre pellicole, mi ha fatto vedere come fare, e poi io sono partito per andare in Brasile, ho fatto le foto, dopo ve le faccio vedere le prime foto che ho fatto, e la macchina è stupenda, così ho iniziato a fare le foto, e per un sacco di anni ho fatto solo su pellicola, perché io non ho mai comprato una macchina fotografica. Io non ho mai comprato una macchina fotografica. No? Mai comprato una macchina fotografica. Me le hanno regalato. Io ho sempre fatto le foto con quello che mi capitava. Sì. Mai comprato. Ma le foto che... Io ho visto delle belle foto sul profilo Instagram. Sono tutte foto a pellicola? O... No. Okay. Alcune sono in digitale, altre pellicola. Mm. E anche con la macchina che hai... Io non ho mai... No. Io, guarda... Le cose nei campionati... Sì, le cose che ho comprato sono state il microfono per fare tipo le puntate dell'Ocrum, cioè poca roba, ma macchine fotografiche, obiettivi, non ho mai comprato niente. Interessantissimo, che sì. Prima Gabri parlava di Kai Baleon, che diceva che ci sono le cose persone che ti porta su e quelle che ti portano giù. E dall'inizio che tu racconti sempre che sei stato sempre nel posto giusto, nel momento giusto. Prima per il jiu-jitsu c'era anche la famiglia Grace. Sì. Hai visto? Sì. Adesso sei andato vicino a uno, un fotografo grande, sei diventato grande anche tu. Se vedi che è vero, c'è anche di conto indiano che racconta questo, che se anche stai vicino a una persona saggia, tu evolui, no? C'è l'evoluzione. Sì. Penso che è vero questa cosa qua. Interessante, eh? Perché forse noi siamo sempre al momento giusto, nel posto giusto, ma la persona... non apriamo gli orizzonti per vedere. Sì. Quello anche è... cioè, questa frase che sembra un enigma, invece non c'è un posto più giusto di un altro. Sì. Sei tu che vedi una cosa più giusta, esatto. O no. Se tu mi vedi... 10 anni fa io ero una testa calda, io odiavo Milano, odiavo gli italiani,
perché appena sono arrivato sono successe mille cose e mi prendevano in giro a scuola e mi picchiavo, mi hanno già picchiato a scuola quando ero piccolo, da lì dove vivevo, a casa mia, lì di Nasco, e odiavo tutti i miei amici, avevo degli amici così, e poi con mia madre cambiavamo casa, subito, via, perso gli amici, devi ricominciare, e mi mettono a Milano. Ho sempre odiato, sempre odiato. E poi scopro che io sono sempre stato nel posto giusto, al momento giusto, come dicevi, come raccontavi, no? del fotografo che diceva lui. E oggi se io penso a dove sono, che cosa ho fatto, io amo questo posto, amo le cose che ho passato, tutte le difficoltà. Oggi vedo Milano come la città più bella del mondo, cioè non vorrei andare via da Milano. Mi dà super fastidio che è grigia, che piove, però penso sempre che adesso questo è il mio posto, adesso questo è dove sono. Sì. Adesso è il posto più bello del mondo, perché non ce n'è un altro, è questo dove sono adesso. E se vado in Brasile, quello sarà il posto più bello del mondo, perché è l'unico posto che ho in quel momento lì. Questa cosa di vivere il presente tenendo conto del futuro e ricordarsi, avere un bel ricordo del passato, secondo me è un bel modo di vivere. Sì. E, oltre a un Andrea fotografo e un maestro di jiu-jitsu, ho scoperto anche un filosofo, un raccontatore di storie. Secondo me questo rimarrà registrato, non è stato purtroppo in diretta, però rimarrà registrato. E in un altro momento, quando vogliamo riprendere, magari rifare la live, quando vuoi, facciamo questa chiacchierata. Quando vuoi, tanto sono qua in zona. Io abito di là in piazza Morbegno, dall'altra parte, sì. Bello. Io sono sempre sono nato e cresciuto in questo quartiere, sono sempre rimasto qua. E ti piace come stanno le cose? Sì, sì. Sì, sta migliorando. Più cura degli spazi comuni, anche il parco l'hanno risistemato. Adesso i ragazzi qua, i peruviani che rimangono sempre a bere qua, piano piano stanno ma la città cambia, sì. La città cambia. Vorrei, ecco, una cosa che mi piacerebbe di più di Milano è un po' più di luoghi di aggregazione, sì. Un po' più di posti dove, capito, vai e stai lì tranquillo. Esatto. Adesso ti faccio vedere tutto. Non per forza che devi comprare una cosa, devi. Poi se vuoi comprare la compri, però se, un posto dove ci vediamo lì, perché io sono nato in quella cultura lì, no? Io tipo avevo i miei amichetti, ci trovavamo qua davanti al trotterino e poi andavamo al trotter a giocare, poi facevamo il giro, poi uscivamo in via Padova, poi tornavamo a piedi. C'erano i nostri posti. Se io non sapevo dove andare, andavo in un posto, stavo lì seduto finché non arrivava qualcuno che conoscevo. Sì, ma anch'io in Brasile ero così, ma a più di 20 anni fa, perché lui ha detto, ho tante storie da raccontare. Più di 20 anni fa era così, c'era il posto che dove andava tutti i giorni, stava lì, dopo arrivava, se non arrivava lì già c'era già loro, tutti i giorni, tutti i giorni. Sì. Sono, questa cosa che dite, era per questo che ero un po' frustrato anche, no? Ma vedrai che cambieranno le cose, perché sì. Io ti dico la mia sensazione. L'altro giorno parlavo con un ragazzo esperto di marketing, che è quello che mi cura le campagne su Facebook, mi dice, no, guarda, io sono un po' pessimista, mi parlava di Meta, no, ma perché i nostri figli tra 20 anni, 30 anni, 40 anni si metteranno la cuffia, si metteranno... Io sento che le persone iniziano a essere stanche. Sì. Ci saranno sicuramente quelli, però la gente si è rotta il cazzo. Basta. Sì. Basta, basta, è tutto troppo, tutto. Basta, è tutto troppo finto, troppo bello, troppo, 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 troppo di tutto. Meno, bisogna essere proprio abbassare il volume di tutto quanto. È che con la televisione mettevano un limite, no? C'era un certo limite dove cosa farti vedere, della pubblicità. Cioè. Oggi internet non ha controllo, quindi no. Facebook, io sto guardando il documentario del Social Dilemma, di come ha fatto Facebook per intrattenerti, che ha inventato lo scroll infinito. Infatti il tipo ha detto, io mi sono pentito di averlo inventato, perché non abbiamo limiti per poter intrattenere le persone, quindi possiamo usare qualsiasi tecnica, qualsiasi cosa, e siamo liberi di fare quello che vogliamo per intrattenere le persone, mantenerle. Ma poi io lo dico sempre, fai un esperimento,
Prova a fare un giorno senza. Un giorno. Prova a fare un pomeriggio. Dall'una, dopo, quando inizia a pranzare, fino a dopo cena. Fino al giorno dopo. Prova a... cambia qualcosa dentro. Cambia. Lo senti dentro. Stai meglio, ti senti meglio. Guarda che sì, è così. Ti senti meglio. Ti senti meglio. Allora, scusa, organizziamo un posto dove possiamo trovarti, no? Ma anche sì. Le persone, allora, per trovarti. Viaggio Cosa 35, questo è il posto. Viaggio Cosa 35 si può fare. Sicuramente sì. Questo, sì. Perché ti faccio un brevissimo riassunto e poi magari chiudiamo così le persone. questo posto è nato da un'idea che avevamo avuto io, lui e tanti altri ragazzi, che doveva chiamarsi Clouds, è il posto, perché non c'era un posto di aggregazione per i ragazzi, no? E quindi, vista la necessità, dobbiamo creare qualcosa allora. Abbiamo avuto questa idea di tutti questi ragazzi, con professioni diverse, studi diversi, creare un posto dove uno può andare lì e non so che cazzo fare della mia vita. Mi guardo intorno e vedo che ci sono dei ragazzi che fanno questo, questo e quello, e magari scopro qualcosa. Clouds veniva dall'idea dei sogni, no? La testa tra le nuvole, i sogni, eccetera. Quindi ragazzi che volevano incontrarsi, volevano trovarsi, avevano bisogno di un posto dove sognare o comunque scoprirsi man mano che si sta con gli altri. E quindi questo posto è nato da questa necessità. Abbiamo mollato, ci siamo persi. Gabri, lui viveva qui nella prima via che incrocia via Giacosa, andando verso, uscendo più a sinistra. Lui viveva qui, è sempre vissuto qui, è uno di zona, e lui ha venduto con sua mamma la sua casa e si è affittato a questo posto e ha creato tutto questo, da quella idea lì. Poi lui mi ha chiamato e mi ha detto: Gabri, ti ricordi? Vieni a vedere. E ho visto tutto, ho detto, per qualsiasi cosa tu abbia bisogno di una mano, eccetera, fammi sapere e collaboriamo insieme. Siamo entrati in contatto, adesso abbiamo tirato su lo studio per fare registrazioni, per fare qualsiasi cosa, e collaboriamo insieme. Però per tutto il resto, anche se è suo, lui dice: Gabri, se tu hai idee, eccetera, tiriamole fuori, portiamo qui i ragazzi e facciamo vedere che c'è questo posto di aggregazione, questo posto dove trovarsi. Giovani, vecchi, mezza età, qualsiasi persona, basta che ci si trova e ci si diverte un po'. Bello, molto bello. Ci si diverte un po' e si passa il tempo e si scopre qualcosa. Scopriamo qualcosa l'uno degli altri. In bocca al lupo. Visto, oggi abbiamo imparato tanto e abbiamo... Io mi sento più carica di prima. Mi sento più carica di prima. Allora, noi ci trovate su Spotify, iTunes, tutte le piattaforme di podcast. Dovunque scrivi podcast su Google ci trovi lì. Che pubblichiamo da tutte le parti. Purtroppo questo rimarrà registrato, non è andato in live. Volevamo leggere delle domande alla fine della live, però purtroppo è saltato tutto. Noi siamo qua in due, io... Pazienza, lo rifaremo pazienza. Un'altra volta. Lo rifaremo un'altra volta, quindi questa sarà la mia scusa per richiamarti. E grazie Andrea, veramente. Grazie a te, grazie a voi. Un vero grazie. Mestre. Brigato Josiel, grazie. E ci vediamo alla prossima. Un saluto e tutti i giovedì alle 7 Ergasi Podcast. Ciao!